Salve a tutti, sono Veronica Nicotera, il segretario generale dell'ANCI. Iniziamo questo webinar, vedo che siete già un numero significativo, vedo 730 partecipanti, il numero sempre in aumento. Abbiamo lasciato appunto qualche minuto per dare il tempo di collegarsi. A me spetta soltanto un saluto di apertura. Questo webinar, come sapete, segue il ciclo assai nutrito di incontri, di webinar che abbiamo fatto ormai nei mesi passati insieme al Ministero dell'Economia e al Ministero per gli Affari Regionali. E ovviamente dà il segno, speriamo di dare il segno di un supporto costante di carattere informativo, di dettaglio sui vari aspetti, sui tanti aspetti che sono toccati dall'utilizzo delle risorse del PNRR. Faccio soltanto, come dire, brevi considerazioni e poi lascio la parola alla dottoressa Vecchione. Siamo ad una fase ovviamente ora di passaggio. Come sapete, abbiamo quasi completato l'assegnazione nelle varie modalità previste dai singoli ministeri del Monte Risorse molto significativo, di cui sono beneficiari i comuni e le città metropolitane, pari a circa 40 miliardi. A questo punto, pressoché tutti gli enti sanno il finanziamento attivo di cui sono beneficiari a valere della misura del PNRR. E speriamo per le ultime misure, in particolare quelle del MIUR, quelle del MITE, che si arrivi alla sottoscrizione rapida delle convenzioni, degli atti di adesione per avviare una nuova fase. Ovviamente, ed è il tema, di cui si parlerà, approfonditamente, nel webinar di oggi. Concludendo dicendo che noi come ANCI, ma sicuramente ovviamente in strettissima collaborazione con il MEF, alla luce purtroppo ovviamente degli eventi che si stanno, delle emergenze, diciamo, causate ovviamente, come ben sapete, dalle vicende belliche, non solo dagli effetti successivi della pandemia, si è determinato ovviamente un fenomeno che incide direttamente ovviamente su tutti gli investimenti e in particolare sul monte risorse di cui il governo italiano, lo Stato italiano è a disposizione, determinando a cascata ovviamente un tema di aggiornamento dei prezzi e dei quadri economici. Noi ovviamente ci siamo fatti portavoce nei mesi passati con il Ministro dell'Economia in relazione appunto all'esigenza di garantire uno spazio, un margine di risorse ulteriore laddove fosse necessario. Devo dire che c'è stato grande ascolto e attenzione da parte del governo in tal senso e siamo arrivati con un po' di ritardo, ammettiamo, ma siamo arrivati ad una disciplina contenuta nel DPCM che verrà illustrato oggi, diciamo sicuramente di favore per i comuni e le città metropolitane. Non entro nel dettaglio appunto perché vi verrà illustrato, almeno come dire che verrà applicata per gli investimenti la cui aggiudicazione dei lavori avviene entro il dicembre 2022. Il nostro auspicio ovviamente che ci sia poi un prolungamento della medesima disciplina anche per i prossimi anni, in particolare per il 2023, che sicuramente credo che dal punto di vista dei comuni e soggetti attuatori sarà l'anno più significativo in tal senso. Io ringrazio sempre il MEF, tutta la struttura e la stretta collaborazione nelle sue varie articolazioni che abbiamo con la Ragioneria, col Servizio Centrale, col Gabinetto, perché credo che se abbiamo raggiunto questo indubbiamente straordinario risultato, credetemi,
di avere a settembre l'assegnazione di tutte le risorse e l'avvio in alcuni casi anche della progettazione delle procedure di gara è indubbiamente l'esito di uno sforzo collettivo che abbiamo fatto tutti e in particolare hanno fatto i comuni. Concludo dicendo e ricordando che continua ed verrà esteso anche alla luce della previsione contenuta nell'emanando, nel pubblicando decreto legge aiuti ter, il ruolo di supporto tecnico ai comuni di Invitalia e su questo continueremo a fare una informazione massiccia in tal senso che già stiamo sperimentando proficuamente nella misura Pinqua e nella misura Pui. Saluto a tutti, siamo 830 partecipanti, lascio la parola alla dottoressa Vecchione. Grazie. Grazie dottoressa Nicotra, ringrazio lei, ringrazio l'ANCI per questa organizzazione di questo incontro, di questo webinar a cui teniamo particolarmente per poter illustrare le novità che riguardano il fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Mi presento, sono Nunzia Vecchione, sono a capo dell'Ispettorato Affari Economici. I relatori che mi seguiranno nell'illustrazione del decreto appartengono sono dirigenti delle strutture della ragioneria che contribuiscono attivamente alla gestione e alla, come posso dire, anche al fondo nelle sue varie articolazioni. Ringrazio anche Sogei che ha dato una grande mano per la predisposizione della piattaforma e i colleghi appunto di Sogei dopo nell'ultima parte cercheranno di spiegare nel dettaglio le procedure informatiche per l'accesso al fondo. Sappiamo tutti che questo fondo, di cui al DPCM del 28 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre, riguarda non l'intero, come posso dire, non l'intera problematica della revisione prezzi, ma riguarda specificatamente le risorse che necessarie per l'avvio nei tempi prestabiliti delle opere, quindi per poter permettere agli enti di pubblicare i bandi di gara. Si tratta di uno sforzo molto importante perché parliamo di 7 miliardi e mezzo, cui recentemente sono stati aggiunti ulteriori 1 miliardo e 3, con specifico riferimento al piano complementare e a Milano Cortina. Ci tengo a rappresentare questo grande sforzo che ovviamente deriva anche dalla collaborazione di tutte le istituzioni perché rivela l'importanza che stiamo connettendo al rispetto delle tempistiche per l'avvio delle gare, in particolar modo nelle fattispecie in cui i termini assurgono a un elemento assolutamente fondamentale. Voi tutti sapete che questo fondo non riguarda soltanto il PNRR, ma in via prioritaria le opere del PNRR. Riguarda anche le altre categorie di cui parleranno meglio i colleghi. A questo proposito segnalo che probabilmente lo avete già appreso dai giornali, ma nell'ultimo Consiglio dei Ministri, lo potete leggere anche dai comunicati stampa, la norma di semplificazione o la norma relativa all'assegnazione diretta agli enti locali delle risorse PNRR è stata estesa anche alle misure del Piano Nazionale Complementare. Quindi una procedura più semplificata. Ovviamente dettagli maggiori vi saranno poi forniti non appena la legge sarà pubblicata e sarà chiaramente vigente. Detto questo, io ringrazio ancora tutti i partecipanti, ringrazio l'ANCI che ci ha ospitato e lascio la parola al dottor Sergio Sallustri. Grazie. Buongiorno, sono Sergio Sallustri della Ragioneria Generale dello Stato del MEF. E questa prima parte della presentazione potremo dare una visione complessiva nell'ambito di applicazione del DPCM 28 luglio 2022, legata anche all'atto di alla formalizzazione in corso della circolare MEF, in cui vengono dettagliati taluni aspetti specifici e allegati anche la pubblicazione delle linee guida che
che offrono un supporto operativo fondamentale ai fini della formulazione delle domande di finanziamento da parte delle stazioni appaltanti e della presentazione delle istanze da parte delle amministrazioni statali istanti. E la presentazione odierna quindi verte sul funzionamento del fondo per l'avvio delle opere differibili previsto dall'articolo 26,7 del decreto legge 50 del 2022, con il quale è stato posto un rimedio alla circostanza derivante dall'incremento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione che ha inciso e impedito la pubblicazione dei bandi, quindi l'avvio di nuove opere nel corso del 2022, con ciò potendo compromettere il conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione e quindi conclusione degli interventi al 31 dicembre 2026 per le opere, le categorie di opere previste dallo stesso articolo 26 e comunque nei termini previsti per le opere del PNRR. E da considerare inoltre che l'articolo 34 del decreto legge 115 del 2022 ha incrementato la dotazione del fondo avvio opere differibili che ha una dotazione iniziale di 7 miliardi e mezzo, con ulteriori 1,3 miliardi, destinando 900 milioni agli interventi compresi nel piano nazionale complementare al PNRR e 400 milioni per gli interventi olimpici Milano-Cortina 2026. E ancora vi è da considerare il fatto che l'IPCM, quindi comunque la procedura di accesso al fondo che stiamo trattando fa riferimento non solo ai prezzari aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del DL 50-2022, ma anche all'adozione dei prezzari specifici delle società ricomprese nel gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, nonché delle società operanti nei settori speciali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 26. E abbiamo detto un po' la presentazione, questa presentazione daremo illustrazione anche dei criteri di assegnazione delle risorse, particolare riferimento sia alla tipologia delle opere che ai requisiti di accesso. Particolare rilevanza sarà data anche alle verifiche poste in essere, che dovranno essere poste in essere dalle amministrazioni statali istanti e i controlli che poi la Ragioneria Generale dello Stato effettuerà sulle istanze. La procedura, il procedimento amministrativo, è un procedimento molto veloce e molto stringente, appunto data la finalità della norma e dalla circostanza per cui siamo a settembre. E i bandi devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2022. Questo però implica anche che saranno effettuate e saranno richieste a carico delle amministrazioni statali istanti delle verifiche in itinere, ossia anche dopo la pubblicazione del bando e anche dei controlli ex post anche da parte della Ragioneria Generale dello Stato. E da ultimo verrà illustrato il funzionamento del sistema informatico che è stato predisposto e di supporto alla presentazione delle istanze. Quindi abbiamo detto un primo diciamo ambito applicativo, sono le procedure di affidamento che devono essere avviate successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 26, quindi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. E le procedure di affidamento interessate, quindi si deve intendere come pubblicazione dei bandi, ovvero l'avviso di indizione della procedura di gara o l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori, nonché all'affidamento congiunto a quanto integrato di progettazione e di esecuzione dei lavori, anche sulla base dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, quindi considerando anche la normativa speciale, specifica, che è stata prevista per gli interventi del PNRR inizialmente.
Le procedure di affidamento concernono anche gli accordi quadro, per cui assume rilevanza la data di pubblicazione del bando per l'affidamento degli stessi. Abbiamo accennato anche all'ambito di applicazione, sono 6 ambiti di intervento con 3 classi di priorità. Diciamo, gli interventi prioritariamente che saranno finanziati sono quelli rientranti nel PNRR. Successivo grado di priorità è dato dagli interventi rientranti nel piano nazionale complementare al PNRR e gli interventi a titolarità dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 32 del 2019. E il terzo grado di priorità, così come previsto dalla norma e declinato dal DPCM facendo riferimento alla possibilità di utilizzo delle risorse, dato dagli interventi del commissario straordinario per il Giubileo 2025, le opere olimpiche Milano-Cortina 2026 e Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Come precisato prima, è intervenuto un rifinanziamento per 1 miliardo e 300 milioni destinati, finalizzati per 900 milioni agli interventi del Piano Nazionale Complementare, 400 milioni per gli interventi olimpici Milano-Cortina. E la procedura di assegnazione sarà identica, nel senso che queste risorse dedicate si inquadreranno e verranno inserite comunque nella procedura amministrativa di valutazione e finanziamento, riservando alle stesse queste risorse che sono state specificate e comunque destinate da parte del legislatore. I requisiti per l'accesso al fondo, abbiamo detto la pubblicazione del bando, pubblicazione del bando prevista successivamente dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e poi il fabbisogno finanziario che deve essere generato esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzari. Quindi l'intervento del fondo per l'avvio delle opere indifferibili serve esclusivamente a colmare il gap determinato dall'utilizzo di questi prezziari. Oltre a questo fabbisogno, ci sono delle risorse da considerare, nel senso che l'articolo 26,6 conferisce una facoltà alle stazioni appaltanti di provvedere al recupero del gap finanziario derivante appunto dall'aggiornamento dei prezziari, ricorrendo alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e all'utilizzo di eventuali somme disponibili relative ad altri interventi di competenza delle stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i collaudi, quindi altri interventi ultimati. E ai fini dell'accesso al fondo, queste due diciamo, modalità di il recupero del gap finanziario costituiscono un requisito ai fini dell'accesso. Quindi abbiamo detto, diciamo, di queste due modalità. E cosa viene chiesto alle amministrazioni istanti e alla Regione Emilia? Di prestare particolarmente attenzione alla esatta determinazione del fabbisogno finanziario. Quindi effettivamente le domande presentate da parte delle stazioni appaltanti dovranno tener conto di questo maggior costo e dell'utilizzo delle due, diciamo, modalità appena descritte ai fini della copertura, della contribuzione, della copertura finanziaria. Queste quindi dovranno essere oggetto di un'attenta valutazione da parte delle stazioni delle amministrazioni statali istanti e della ragioneria anche in una fase successiva all'assegnazione delle risorse. E lascio la parola alla dottoressa Puglisi che descriverà le due modalità di accesso al fondo. Grazie. Ringrazio il dottor Salustri, buonasera a tutti. Io sono Simona Puglisi e sono in servizio anche io presso l'IGAE, l'Ispettorato Generale Affari Economici della Ragioneria Generale dello Stato. Vi introduco alle due procedure che sono previste dal DPCM e nonché vi presenterò gli attori coinvolti nel processo di accesso al fondo e con i ruoli diversi. E vi illustrerò anche la tempistica
prevista appunto. Allora, l'accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili può seguire due procedure, una procedura ordinaria e una procedura semplificata. La procedura semplificata è prevista specificatamente per alcuni interventi che sono dettagliati nell'allegato 1 al DPCM, che sono finanziati a valere delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i cui soggetti attuatori sono enti locali. Di questa procedura semplificata parlerà diffusamente in un secondo momento la dottoressa Caffù. La procedura ordinaria riguarda tutti gli altri interventi a valere sulle risorse finanziate, sulle risorse del PNRR, nonché gli interventi relativi a tutti gli altri ambiti, quindi il piano nazionale complementare, le opere dei commissari straordinari, gli interventi relativi al Giubileo del 2025, le opere olimpiche Milano-Cortina e i Giochi di Mediterraneo, del Mediterraneo di Taranto del 2026. Come vengono assegnate le risorse nella procedura ordinaria? Le regole, diciamo, che sono state stabilite dalla norma primaria e sono previste e definite dall'articolo 3 del provvedimento del DPCM, che prevede che, fatte salve le risorse relative alla preassegnazione, quindi alla procedura semplificata, per capirci quella dell'allegato 1, tutte le restanti risorse vengono assegnate secondo un ordine decrescente di priorità. Pertanto, in via prioritaria saranno soddisfatti gli interventi a valere sul PNRR. Successivamente, le risorse eventualmente disponibili saranno assegnate alla priorità 2, che ricordo riguarda gli interventi sul PNC e le opere commissariate. E infine, ulteriori eventuali risorse disponibili saranno dirette a soddisfare gli interventi con priorità 3, quindi le restanti, vale a dire Giubileo, Opere Olimpiche Milano-Cortina e Giochi del Mediterraneo. Come ha già spiegato il collega dottor Salustri, l'assegnazione invece ulteriore disposta dall'articolo 34 del DL 115 è pari a complessivi 1,3 miliardi per specifica previsione della norma già riservata alle due tipologie di piano complementare per 900 milioni e Milano-Cortina per gli ulteriori restanti 400 milioni. Vediamo adesso i soggetti coinvolti nel processo di accesso al fondo, che sono i tre che vediamo nella slide: le stazioni appaltanti, le amministrazioni statali istanti e il MEF, con particolare riferimento al Dipartimento della Ragioneria dello Stato, Ragioneria Generale dello Stato. Innanzitutto le stazioni appaltanti sono individuate e definite dalla lettera E dell'articolo 1 del provvedimento e sono le amministrazioni o soggetti titolari dei CUP degli interventi, relativi agli interventi, pertanto sono i responsabili della realizzazione dell'intervento. Il secondo soggetto coinvolto è costituito dall'insieme delle amministrazioni statali istanti, che sono le amministrazioni che finanziano gli interventi e che possono essere anch'esse titolari dei programmi di investimento. Sono specificatamente elencate e definite dalla lettera D del medesimo articolo 1 del DPCM e sono individuate. Per il PNRR sono le amministrazioni individuate nel decreto del MEF del 6 agosto 2021, che è il decreto che assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi a valere del PNRR, ripartisce traguardi e obiettivi e individua nella tabella A le amministrazioni responsabili. Per il piano nazionale complementare sono le amministrazioni individuate nel decreto MEF del 15 luglio del 2021, decreto che individua obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, e individua anche i ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri soggetti titolari di programmi di interventi. Poi abbiamo il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, sia per gli interventi dei commissari straordinari che per gli interventi di Milano-Cortina 2026, il commissario straordinario per gli interventi relativi al Giubileo del 2025 e l'Agenzia per la Coesione Territoriale per gli interventi Giochi del Mediterraneo. Quali sono i tempi per l'accesso al fondo? Sono molto stringati e definiti e sono ben rappresentati in questa slide che ci dà una veduta d'insieme, sia appunto delle tempistiche che anche dei tre soggetti e delle azioni che devono essere compiute. Il DPCM all'articolo 4 definisce che ai fini dell'accesso al fondo
Il periodo di presentazione delle istanze è fissato dal quinto giorno al 35° giorno successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del provvedimento. La suddetta pubblicazione è avvenuta, come abbiamo già sentito, il 12 settembre. Quindi è il 12 settembre il termine dal quale decorrono la data d'inizio del periodo di presentazione, quindi 5 giorni, e per questo è evidenziato il 17 di settembre, e la data finale dei 35 giorni, la data di termine, cioè il 17 ottobre. In questa linea del tempo è previsto anche un altro termine, che è quello poi individuato dall'articolo 6 del DPCM, che invece vede il ruolo della ragioneria come ente che deve, con decreto del ragioniere generale dello Stato, provvedere alla determinazione della graduatoria degli interventi entro 30 giorni successivi da predetti termini, quindi entro il 16 di novembre. Ci soffermiamo adesso sui primi due attori, che sono le stazioni appaltanti e le amministrazioni istanti, per capire come deve essere presentata la domanda al fondo. Innanzitutto, l'articolo 5 specifica che le amministrazioni istanti devono presentare un'apposita istanza al MEF-RGS mediante un accesso alla piattaforma informatica presente in Regis, con una procedura della quale si parlerà diffusamente più avanti, scegliendo uno dei tre canali previsti, vale a dire un intervento PNRR che è già censito, oppure un intervento PNRR che non è ancora censito in Regis, e come terzo canale gli altri interventi che sono afferenti agli altri ambiti del DPCM. L'iter di presentazione dell'istanza, l'istanza è gestita in due fasi. C'è una prima fase che vede appunto le stazioni appaltanti, titolare di CUP, e una seconda fase che vede le amministrazioni istanti. Sono due fasi, diciamo, diverse ma contestuali, perché è lo stesso il periodo di tempo nel quale devono essere presentate. Le stazioni appaltanti, titolare di CUP, a partire dal 17 settembre e fino al 17 ottobre, inseriscono la domanda di finanziamento all'interno della piattaforma. Le amministrazioni istanti accedono al sistema, compiono un'istruttoria sulle domande di finanziamento presentate dalle stazioni appaltanti e le inseriscono nella istanza o nelle istanze che presentano appunto alla ragioneria mediante la stessa piattaforma informatica. Le amministrazioni istanti possono infatti presentare anche più istanze per la medesima linea di intervento. In pratica, questa slide fa capire e chiarisce come l'istanza sia una sorta di contenitore delle diverse domande che vengono presentate dalle diverse stazioni appaltanti. L'amministrazione titolare, appunto, compie un'istruttoria e formula e presenta le proprie istanze al MEF-RGS. Adesso passo la parola al dottor Russo, che continuerà nella presentazione. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Russo, lavoro presso la Ragioneria Generale dello Stato, presso l'IGAE, l'Istituto Generale Affari Economici. Allora, ricollegandomi brevemente a quanto già detto dalla dottoressa Puglisi, ricordo che le domande e le istanze vanno presentate all'interno di uno specifico spazio temporale, lo spazio temporale che abbiamo, diciamo, già visto nella timeline, nella slide precedente. Da questo punto di vista, diciamo, si comprende come, diciamo, ci sia un preciso, diciamo, un spazio temporale di apertura della procedura che, diciamo, si apre il quinto giorno della pubblicazione del DPCM e si chiude al 35° giorno dalla pubblicazione del DPCM. Ora, le istanze e le domande in primo luogo devono avere uno specifico contenuto che è, diciamo, ben, diciamo, definito dall'articolo 4,2 del DPCM. Gli elementi da indicare nelle domande e nelle istanze poi sono, diciamo, distintamente elencate sia per gli interventi relativi al PNRR sia per gli interventi afferenti agli altri ambiti che già precedentemente sono stati illustrati e che riguardano il Piano Nazionale Complementare, gli interventi dei commissari straordinari ex articolo 4 del DL
32 del 19, gli interventi del commissario straordinario Giubileo, quelli realizzati alla città Milano Cortina e quelli relativi ai giochi di Taranto, giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ora, è molto importante la presenza di questi elementi già nei sistemi informativi, gli elementi infatti che sono inseriti nelle domande, nelle istanze devono essere rilevabili attraverso i sistemi informativi BIDAP, MOP e REGIS, e laddove già presenti all'atto della presentazione della domanda e dell'istanza, li troveranno già valorizzati nei campi che poi vedrete più chiaramente illustrati dai colleghi che spiegheranno il funzionamento della piattaforma informatica. Ora, per quanto riguarda, diciamo, i contenuti e le domande afferenti al PNRR, cedo la parola alla dottoressa Merola. Grazie Giuseppe, sì, sono Antonella Merola, la dirigente del servizio centrale responsabile proprio della gestione finanziaria del PNRR. Io che cosa vi farò? Un focus sui dati che devono essere inseriti da parte dell'amministrazione titolare nell'istanza nel caso appunto di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 4,2 lettera A. Perché interessa a voi? Perché fondamentalmente l'istanza parte proprio dai dati che vengono inseriti dai soggetti titolari dell'intervento. Quindi tutte le istanze, sia a livello amministrativo sia a livello informatico, vengono predisposte proprio a partire dalle domande di finanziamento e che queste ultime vengono fatte a partire dai dati di dettaglio del progetto. Dai dati di dettaglio che sono presenti, che il sistema REGIS gestisce, quindi sono presenti nel sistema REGIS ovviamente laddove il sistema è stato popolato. È per questo che noi veramente invitiamo tutti, con tutto il nostro supporto, a popolare e ad aggiornare costantemente il sistema REGIS, perché poi vedrete che vi darà una grande mano. Il supporto l'avete avuto in questo periodo, lo chiederete ancora e noi ve lo daremo ogni volta che ce lo chiederete. Ma l'obiettivo è quello di avere una base dati completa di tutte le informazioni dei progetti. Andiamo a vedere, anche se quello che vi sto dicendo riguarda l'istanza e quindi fondamentalmente un qualche cosa che deve fare l'amministrazione titolare, tenendo conto che parte proprio dalle domande di finanziamento, capiamo che cosa dobbiamo inserire a livello anche di domanda di finanziamento. Una prima informazione che è necessario dare, questo è appunto il sistema che comunque la darà, è la missione componente che finanzia l'opera oppure l'investimento. Inoltre l'amministrazione deve indicare anche la milestone e il target al cui conseguimento concorre l'opera. E poi è necessario riportare il cronoprogramma finanziario, anch'esso che deve essere ereditato dal sistema REGIS. È necessario inoltre indicare l'amministrazione oppure il soggetto responsabile dell'attuazione e inoltre la norma prevede che l'istanza contenga i dati anagrafici completi dell'opera o dell'intervento, quindi fondamentalmente i dati che afferiscono al CUP. Altra informazione da riportare nella stanza è lo stato procedurale in cui si trova l'opera o l'investimento, che quindi ovviamente deve coincidere con il famoso cronoprogramma procedurale presente nel sistema informativo. Quindi, altra informazione importante è che deve essere indicata la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso, della lettera di invito, e tale informazione ricordiamo che è fondamentale perché è uno dei criteri su cui si basa la ragioneria per fare proprio la sua istruttoria. Per fare l'istruttoria e per fare quindi poi conseguentemente la graduatoria.
Poi c'è una serie di importi che devono essere indicati. Questi importi vengono anch'essi ereditati dall'istanza a partire dagli importi che sono stati indicati nella domanda. Un primo importo è proprio quello relativo all'entità del fabbisogno, che in questo caso bisogna specificare se tale entità deriva dall'aggiornamento infrannuale per l'anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, oppure da parte delle componenti e delle competenti articolazioni territoriali del MIMS, oppure se deriva dall'applicazione del 20% dell'incremento dei prezzari regionali vigenti proprio in mancanza del predetto aggiornamento. Altro importo che è necessario indicare è l'entità delle risorse finanziarie che possono derivare, quindi quelle già disponibili che possono derivare da una rimodulazione, da economie oppure da altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltante. L'amministrazione deve attestare che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 e quindi infine è necessario indicare, ma questo è un calcolo che farà poi vedremo direttamente nel sistema, qual è l'importo, la somma richiesta a carico delle disponibilità del fondo e la relativa distribuzione infrannuale. Quindi sono tutte informazioni che poi chi ha già praticato, diciamo, nel sistema Regis, sono tutte informazioni che già il sistema richiede per poter attuare, per poter gestire un intervento, un progetto, per cui si ritrovano facilmente nel momento in cui bisogna fare prima la domanda e quindi poi l'istanza. Grazie, ripasso la parola a Giuseppe. Grazie, io riprendo la parola illustrandovi adesso il contenuto delle domande relative agli altri ambiti. Abbiamo già anticipato quali sono gli altri ambiti: PNC, commissari straordinari, Giubileo 2025, Milano Cortina 26 e Giochi del Mediterraneo Taranto 26. Per quanto riguarda il contenuto, mi aggancio e vi rinnovo l'invito già fatto dalla dottoressa Merola a aggiornare costantemente i sistemi informativi e quindi popolarli di dati utili, soprattutto poi siamo nella fase sia di presentazione che di istruttoria e di controllo delle istanze. Vedrete poi con maggiore analiticità come inserire i dati nel momento in cui vi verrà illustrato il funzionamento della piattaforma informatica. Qui faremo un rapido elenco per inquadrare la tipologia di dato. In primo luogo va quindi inserito il CUP, va poi inserito il cronoprogramma procedurale finanziario e va riportata la data per la pubblicazione del bando di gara o delle altre procedure, le altre modalità di avvio di una procedura di affidamento, quindi una lettera di invito o un invito a presentare un'offerta, così come appunto risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale, ovvero se la data è diversa da quella precedentemente inserita, indicare, dovrà essere indicata la data che si prevede di conseguire per la pubblicazione, per l'avvio della procedura di affidamento. Questo è molto importante, lo ha già detto chi mi ha preceduto, perché bisogna attenersi all'inserimento di date che siano poi rispettate, perché questo dovrà essere controllo in prima istanza nell'ambito dell'istruttore dell'amministrazione che presenta appunto l'istanza di finanziamento, ma poi sarà oggetto di verifica in itinere alla stessa amministrazione e di verifica della ragioneria. Andrà indicata la ultimazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, andrà indicato anche le fonti finanziarie dell'intervento, possono accedere infatti solo interventi che siano già integralmente finanziati, chiaramente al netto dell'ulteriore fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezziari aggiornati.
fabbisogno ulteriore che dovrà essere indicato anch'esso specificatamente, distinguendo, diciamo, se esso deriva, diciamo, dall'applicazione di un prezziario aggiornato infrannualmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 26, o se, diciamo, nelle more di quell'aggiornamento infrannuale, così come prevede la norma, incrementato fino al 20%. Va inoltre indicata l'aver espletato le procedure di verifica. Ovviamente questo, diciamo, riguarda sempre la procedura ordinaria e non la procedura semplificata, lo ricordo. Va quindi, diciamo, dichiarato di aver, va dichiarato di aver, diciamo, effettuato la verifica relativa alla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento e una verifica relativa a eventuali risorse derivanti da altri interventi ultimati. Questo perché nell'ambito della procedura ordinaria, diciamo, la verifica va fatta immediatamente all'atto della presentazione dell'istanza e la richiesta va fatta, diciamo, per la differenza tra il fabbisogno, no, emergente dall'applicazione del prezziario e le risorse che la stazione appaltante è riuscita a rinvenire attraverso tali illustrate modalità. La modalità di presentazione delle istanze, come abbiamo detto, seguirà quella, diciamo, poi illustrata successivamente con riguardo alla piattaforma informatica. Conclusa quindi l'istruttoria relativa all'istanza, l'istanza sarà poi presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento nello specifico della Ragioneria Generale dello Stato. Una guida operativa per la presentazione delle istanze attraverso la piattaforma verrà fornita unitamente alla circolare della ragioneria che è, diciamo, in corso di finalizzazione. Il procedimento informativo, come detto, verrà poi illustrato successivamente. Per quanto riguarda la verifica delle procedure, quindi a seguito della presentazione dell'istanza, la ragioneria dovrà e riscontrerà attraverso i propri sistemi informativi la presenza dei requisiti per l'accesso alle risorse del fondo. Ad esito di questa verifica, entro 30 giorni, come già, diciamo, specificato precedentemente, con decreto del ragioniere generale si provvederà a determinare la graduatoria degli interventi ammessi al fondo e la contestuale assegnazione delle risorse. Per quanto concerne la formazione della graduatoria, vanno precisati quelli che sono gli elementi dei quali la ragioneria terrà conto. Ora, in primo luogo, come specificato dall'articolo 2 del comma 2 del DPCM, si terrà conto dell'ordine di priorità, ovvero sia dell'ordine già illustrato e che è comunque tratto dalla norma di legge, la norma primaria dell'articolo 26,7, che poi è ulteriormente specificato nell'articolo 3 del DPCM. Quindi in primo luogo gli interventi del PNRR, poi gli interventi del PNC e dei commissari straordinari e a seguire gli interventi relativi al Giubileo 25, alla Milano Cortina e a Giochi del Mediterraneo Italiano. All'interno di ciascuna categoria prioritaria si terrà conto della data indicata per la pubblicazione del bando, in generale per l'avvio della procedura di affidamento. Appunto, per questo prima veniva precisato l'importanza di indicare una data corretta, perché questa sarà poi oggetto di verifica in quanto criterio fondamentale, diciamo, per la predisposizione della graduatoria. In subordine si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Una volta predisposto il decreto di assegnazione, il decreto che, diciamo, contiene la graduatoria degli interventi ammessi, il decreto sarà trasmesso alle amministrazioni centrali istanti che dovranno comunicare alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare la procedura di gara, in quanto, diciamo, il decreto consente l'accertamento delle risorse in bilancio. Molto importante è la fase dei controlli delle amministrazioni istanti, che non si esauriscono con la conclusione dell'istruttoria, ma che proseguono anche nella fase successiva. Le amministrazioni, infatti, sono chiamate a verificare il rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini previsti per l'avvio delle procedure di affidamento. Lo dovranno fare attraverso i sistemi informativi messi a disposizione e
una volta accertato la pubblicazione, la mancata pubblicazione, dovranno fare una comunicazione entro 15 giorni, entro 2 giorni lavorativi, scusate, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In caso di esito negativo del controllo, dovranno essere, diciamo, comunicati gli interventi per i quali è stato, diciamo, non è stato conseguito il rispetto del termine, unitamente alle risorse finanziarie richieste per i predetti interventi. A seguito quindi della comunicazione, tali risorse si rendono disponibili per essere assegnate ad altri interventi. Con successivi decreti, la Ragioneria Generale, appunto, si provvede all'aggiornamento della graduatoria e alla conseguente assegnazione delle risorse liberate. Dopo la procedura di affidamento, quindi dopo che l'affidamento è andato a buon fine, quindi si è conclusa la fase di gara, il DPCM precisa anche la sorte delle eventuali economie che in questo caso possono derivare da eventuali ribassi d'asta in sede di offerta. Sino al termine dell'intervento, quindi sino al collaudo, queste risorse rimangono nella disponibilità delle stazioni appaltanti. Dopo il completamento dell'intervento, quindi dopo il collaudo, eventuali risorse ulteriori derivanti da ribassi d'asta o derivanti, diciamo, dall'applicazione in corso di esecuzione di clausole di divisione dei prezzi dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte delle amministrazioni titolari alla Ragioneria Generale dello Stato, che con decreto delle ragioniere porterà a riduzione tali risorse da quelle assegnate. Laddove le risorse fossero già state trasferite alla stazione appaltante, in questo caso dovranno essere versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al fondo. Adesso, per quanto riguarda la procedura semplificata di cui è l'articolo 7 del DPCM, lascio la parola alla dottoressa Caffù. Allora, buongiorno a tutti. Io non mi presento perché in larga misura più o meno conosco già tutti i miei interlocutori. Prima di partire con l'articolo 7 faccio un passo indietro, faccio un po' un riassunto di quello che è stato detto fino ad ora per mettervi alcuni punti di attenzione del DPCM di cui stiamo parlando. Nel frattempo ho dato un'occhiata anche alle domande pervenute e in molti casi cercherò di dare risposta strada facendo mentre presento. Allora, il DPCM che è stato pubblicato in Gazzetta l'avete visto tutti perché è anche l'oggetto del nostro convegno. Allora, qual è il perimetro delle opere che ci interessa? La prima cosa che chiarisco è che stiamo parlando di opere pubbliche, quindi lavori. Siamo consapevoli che fuori dal perimetro ci sono acquisti, ci sono servizi, ma il perimetro del nostro fondo sono solo ed esclusivamente i lavori. Lavori di che tipo? Lavori avviati, e lo trovate in modo chiaro nell'articolo 1 delle definizioni, quindi nella nostra lettera F, e sono lavori avviati, quindi con procedure di gara pubblicate, l'avvio della gara, non è l'aggiudicazione, ma l'avvio tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022. Quello è il perimetro delle opere. Sia che parliamo di procedura ordinaria, sia che parliamo di procedura semplificata, siamo consapevoli che per le opere del PNR ci sono delle milestone di aggiudicazione o avvio dei lavori che non rientrano in questo periodo che vi ho detto. Tuttavia, ferme restando il rispetto delle milestone, così come definite in ogni singola misura, se volete accedere al fondo, per poter accedere al fondo e avere le risorse della revisione prezzi, sono opere avviate tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022. Quindi, per fare un esempio pratico, se una milestone è 31 marzo 2023, quella resta ferma, ma se volete i soldi per accedere al fondo della revisione prezzi, dovete anticipare la gara al 31 dicembre 2022. Sempre nella nostra lettera F delle definizioni, chiedo scusa ma anche se riattacco il telefono in faccia vanno avanti a chiamare, è chiarito che sono opere e opere che vanno a gara anche con appalto integrato, quello espresso, è stato espresso nel decreto, così come è stato chiarito in una delle prime slide che mi hanno preceduto, che nel caso di accordo quadro Invitalia, per capirci, la data che vale è la data dell'accordo, quindi della gara che sta facendo Invitalia per i lavori.
Fatta questa premessa, la norma che ha, diciamo, previsto il Fondo MEF ha dato la possibilità di disciplinare all'interno del DPCM una, quella che noi abbiamo chiamato un po' procedura semplificata dedicata solo ed esclusivamente agli enti locali, quindi a voi. E stiamo parlando di comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni eventuali e comunità montane beneficiari di alcune misure del PNRR. Nel corso della stesura del DPCM sono state coinvolte le amministrazioni titolari che stanno gestendo delle misure del PNRR, a cui è stato chiesto di indicarci quali erano le misure che coinvolgevano una numerosità di enti, tale per cui era meglio procedere con una procedura semplificata, il che vuol dire senza domanda, senza quello che vi racconteremo adesso anche diciamo in formato informatico, ed è stato declinato quindi un perimetro di misure per le quali è stato prevista una preassegnazione in misura percentuale, quindi in percentuale già inserita nel DPCM predefinita. Due cose dico su questo: non ci sono tutte le misure dei che hanno coinvolto gli enti locali, ma solo alcune. Il ciò non vuol dire che le misure che non vi ritrovate nell'allegato 1 non possono accedere al fondo. Tutte le misure che non troverete nell'allegato 1, ma di cui siete soggetti attuatori, seguiranno al contrario la nostra procedura ordinaria, ovvero voi presenterete l'istanza all'amministrazione titolare e mette insieme le istanze che le presenterà a noi. Ribadisco quello che ha detto il collega che mi ha preceduto. Nelle procedure ordinarie voi dovrete indicare, che sarà uno dei parametri che ci servirà per la graduatoria, la data presunta di avvio della gara. Quella data presunta deve essere una data vera, è un presunto vero, perché al di là che serve per formare la graduatoria, se poi non la rispettate fa di fatto venir meno il diritto all'accesso al fondo. Quindi anche nell'indicazione della data che andrete a fare nella procedura ordinaria deve essere una data ragionevole, consapevoli del fatto che il decreto di assegnazione delle risorse sarà a metà novembre. Quindi nell'incertezza io ipotizzo che vengano messe date successive alla certezza delle risorse, lato revisione prezzi. Turno al nostro articolo 7 degli enti locali. Allora, domande classiche: come è calcolata quella percentuale? La percentuale va calcolata sul contributo assegnato o da assegnare dalle amministrazioni titolari, quindi è sul contributo complessivo che è calcolata quella percentuale. L'altra cosa che vi dico di attenzionare è che nell'allegato 1 c'è una colonna con il riferimento dei decreti di assegnazione, perché non tutti i decreti di assegnazione delle misure, faccio l'esempio classico, c'è la misura del Ministero dell'Interno dove c'è solo il comma 139 e non le piccole opere, quindi il perimetro dei decreti di interesse è solo ed esclusivamente quello riportato nell'allegato. Le amministrazioni titolari hanno due obblighi. Per chi ha già emanato i decreti deve essere dato avviso a tutti gli enti locali beneficiari di quei decreti l'importo a valere sulla revisione prezzi. Quella comunicazione deve essere fornita dalle amministrazioni titolari entro 10 giorni. All'interno dell'allegato 1 trovate tre misure con ND, semplicemente perché alla data di stesura del DPCM non c'era ancora il decreto di assegnazione delle risorse. In quel caso, quando uscirà il decreto di assegnazione delle risorse, vi ritroverete la colonna anche con l'importo di revisione prezzi calcolato sulla percentuale indicata all'interno dell'allegato 1. Al di là della comunicazione che vi devono fare le amministrazioni titolari, già il DPCM di per sé è un vostro titolo per mettere le risorse a bilancio e andare avanti. E questo è importante perché l'abbiamo scritto espressamente, DPCM basta per mettersi le risorse a bilancio. E torno a ripetere, quel 10% è calcolato sul contributo assegnato, fermo restando che il fondo copre solo ed esclusivamente la revisione prezzi che interessa in senso stretto l'opera. Poi altri punti di attenzione andando avanti, quindi vi ho già detto come è strutturato l'allegato 1, quindi sull'allegato 1 a voi interessa vedere con esattezza qual è la percentuale per farvi i calcoli sul contributo assegnato, che nel 90% già l'avete, e i decreti di riferimento dell'assegnazione delle risorse.
C'è un'altra cosa che ci interessa sull'articolo 7, in particolare il comma 1. Il comma 1 prevede che le amministrazioni finanziatrici, i nostri ministeri, hanno la possibilità di rimodulare questo famoso 10% di preassegnazione, tenendo conto di specifiche esigenze. Anche qui sono già arrivate delle domande, cioè banalmente i casi grassi ci sono: più interventi di scuole, più opere sulla stessa misura. Il 10% è fisso, se da una parte vi serve un po' di più e dall'altra parte risparmiate, potete rimodulare anche al vostro interno, previa diciamo autorizzazione da parte dell'amministrazione titolare, l'importo per permettervi di andare a gara. Allora, cosa manca in questa procedura speciale? Questa è stata veloce, vi abbiamo detto una percentuale, manca tutto ciò che andrete a fare con la procedura ordinaria, ovvero ci mancano le informazioni delle somme che avete già disponibili. Ora, la priorità di questo mese è farvi accedere alla procedura ordinaria per quello che serve. Ci vedremo un po' più avanti, dove di fatto vi verrà declinato come faremo i controlli dell'articolo 7. In altre parole, questa famosa percentuale fissa si dovrà trasformare in un importo definitivo, quindi in un importo per ciascun CUP reale di quella che è la quota di assegnazione. Questo importo lo possiamo avere avendo le due informazioni che ci dovete dare voi, ovvero quanto siete riusciti a rimodulare al vostro interno del quadro economico e quanto siete riusciti a utilizzare per lavori già conclusi in casa, quindi arrangiandovi voi per poter andare a gara. Sarà una procedura simile alla domanda ordinaria? Simile vuol dire che le informazioni che ci dovete dare sono le stesse, sarà una procedura che traccerà eventuali rimodulazioni di cui vi ho parlato prima, in modo tale che anche noi abbiamo un monitoraggio del è partito col 10%, è arrivato col 12%, col 5%. E ripeto, ora ci dedichiamo alla procedura ordinaria che per voi è la garanzia della certezza su tutto ciò che non c'è sull'articolo 7 e ci riprenderemo il tempo per vederci e parlarne un pochettino più avanti, ma sarà molto semplice, semplicemente dovremo anche in questo caso avere una fotografia definitiva di ciò che attinge al fondo, perché ipotizziamo che di domande ne avremo molte, quindi più stiamo dietro da qui al 31 dicembre a tutto ciò che accade, non solo all'articolo 7, ma anche alle altre procedure, più ci permette di capire se liberiamo risorse, perché per l'articolo 7 ovviamente già abbiamo tolto un pezzo di fondo di risorse che potrebbero liberarsi invece strada facendo. Allora, altri punti di attenzione e vado più o meno in chiusura, così vi faccio vedere la procedura informatica e poi lascio il tempo anche ad Anci di chiudere con un quadro generale sul tema revisione prezzi. Mi raccomando con tutti, il rispetto dell'avvio dei lavori, perimetro 18 maggio 2022, 31 dicembre 2022. Se non andate a gara entro il 31 dicembre 2022, anche per quell'articolo 7 dove c'è una percentuale predefinita, decade il diritto di fatto alla preassegnazione delle risorse che abbiamo fatto, quindi verrà annullata. Quindi oltre il 31 dicembre 2022 è un perimetro di opere che non può attingere dal fondo. Per l'articolo 7 valgono le stesse regole del gioco, ancorché in via semplificata, disciplinate dall'articolo 6,6, ma anche questo ne parleremo quando andiamo a fare i controlli generali dell'articolo 7. Abbiamo attivato come nostro consueto due caselle di posta elettronica, una prima casella di assistenza tecnica pura, tecnica inteso come Regis, che è quello che andremo a vedere, e delle amiche trovate da assistenza tecnica Regis. Quindi questa risponde a quesiti di natura solo ed esclusivamente tecnico-informatica. Tutti i quesiti più prettamente di natura amministrativa, quindi più contenutistiche della domanda di natura amministrativa, vanno indirizzate al fondo opere indifferibili. Queste slide tanto ve le lasceremo e vi ritroverete disponibili il tutto. Ultimo passaggio che faccio, che ho visto che è ritornato più volte, lo vedremo adesso nella procedura informatica, mi state segnalando in tanti che non vedete i CUP finanziati, la dottoressa Mero l'ha ripetuto oggi in prima battuta, oggi abbiamo già visto le amministrazioni titolari, i Regis, i CUP li alimentano per primi le amministrazioni titolari, quindi voi vedete quando qualcun altro ha fatto un'attività,
Ovviamente per il fondo di cui stiamo parlando abbiamo previsto che anche laddove il CUP non fosse ancora inserito c'è una maschera apposita e adesso vi verrà fatta vedere per fare comunque domanda. E io con questo lascerei la parola alla procedura informatica e ai colleghi. Ok, buon pomeriggio. Io sono Onofre Allocca di Sogei, abbiamo seguito lo sviluppo, come si diceva, della piattaforma informatica in ambito Regis per poter andare a recepire la presentazione delle domande di finanziamento e quindi poi la conseguente presentazione delle istanze da parte delle amministrazioni titolari. Ora vi faremo vedere sostanzialmente la piattaforma, le informazioni da inserire, le informazioni che il sistema già recupera sostanzialmente dai sistemi di ragioneria. Come si diceva, le modalità appunto saranno fondamentalmente tre. Parliamo di progetti che sono presenti in Regis e tutta la parte PNRR che devono essere presenti in Regis. In casi eccezionali, laddove il progetto non fosse presente, abbiamo previsto anche la possibilità di inserire un CUP di un progetto ancora non presente in Regis, benché appartenente al PNRR. E poi c'è anche la modalità dedicata agli altri ambiti di cui si parlava, quindi PNC, Cortina, Giubileo e così via. Ora vi mostro come si accede all'applicazione. Chi in qualche modo era già in possesso di credenziali Regis, già ha avuto modo insomma di vedere le modalità di accesso al sistema, dal quale poi si accede ovviamente alla piattaforma, che ripeto fa parte del sistema Regis. Condivido il mio schermo. Allora, per accedere al Regis si utilizza o il link diretto al Regis, come verrà indicato poi sui documenti che verranno pubblicati, oppure tramite area RGS, quindi a questo link che vedete, area.rgs.mef.gov.it. È preferibile accedere attraverso questa modalità perché questo è il punto d'accesso a tutti i servizi di ragioneria, quindi oltre ad entrare sul sistema, da qui avrete a disposizione anche una serie di contenuti informativi sia sul Regis sia anche appunto sulla parte di piattaforma per diciamo la presentazione delle domande di cui al presente seminario. Quindi attraverso questa schermata, quindi una volta entrati su area RGS, inserirete i credenziali, potete entrare anche utilizzando SPID, ovviamente sempre previa richiesta di autenticazione sul sistema Regis. Quindi qui sono entrato nell'ambito di area RGS, come dicevo è il punto unico di accesso ai servizi di ragioneria, nell'ambito del quale troverete anche Regis. Regis si trova, qui vedete un elenco di canali tematici, Regis si trova sotto il canale programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici, quindi avete sia il link a Regis, quindi aprirete la piattaforma Regis e quindi da lì vi troverete la funzionalità per l'inserimento delle domande e sia potete navigare una serie di tematiche, quindi in questo caso specifico avete a disposizione fondo per l'avvio delle opere indifferibili e attraverso questa applicazione potete navigare tutta una serie di tematiche, andare appunto a fruire di FAQ e anche delle guide che verranno anche fornite in formato PDF, però qui potete sostanzialmente navigare le guide stesse. Come vedete, scusatemi, qui è possibile navigare la guida man mano appunto spostandovi sui punti di interesse. E un'altra cosa importante è che attraverso quest'area potete aprire direttamente dei ticket all'assistenza, quindi avete a disposizione la possibilità di poter aprire un ticket, quindi cliccando su apri ticket il sistema vi aprirà una form che vi consentirà in pratica di arrivare su una pagina
con un form per richiesta assistenza. Questo form, in pratica, voi lo riempite e automaticamente verranno aperti i ticket all'assistenza. La stessa attività potete farla anche direttamente da Regis e tutti i ticket che aprite in Regis sostanzialmente potrete monitorarli sempre attraverso la funzionalità di gestione ticket di Area RGS. Perciò vi consiglio di accedere da questo punto d'ingresso, perché anche i ticket che aprite direttamente da Regis qui potrete seguirli nella loro evoluzione, quindi se sono stati presi in carico, se sono in lavorazione e quando saranno risolti. Quindi tornando nella parte, diciamo, di area di accesso alle applicazioni, entrando qui, ripeto, canale, programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti, vi troverete il link a Regis e la possibilità di navigare le tematiche. Adesso passiamo direttamente sulla piattaforma e quindi vediamo come inserire delle domande di finanziamento per l'accesso al fondo nelle tre casistiche che vi ho anticipato prima. Quindi PNRR con CUP già inseriti in Regis, PNRR con CUP ancora non inseriti in Regis, che poi però andranno inseriti, e altri ambiti diversi da PNRR. Quindi adesso i colleghi si connetteranno direttamente alla piattaforma e vi mostreranno una serie di casi d'uso che abbiamo preparato appositamente per farvi vedere il funzionamento della piattaforma e i dati da inserire nelle varie casistiche. Quindi Mirko, Matteo, potete aspettate che vi lascio la condivisione. E possiamo procedere con l'illustrazione della piattaforma. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille Onofrio. Sono Matteo De Rosa del team di formazione. Ora vi condivido subito lo schermo con il sistema Regis. Eccoci, quindi oggi ci muoveremo in un ambiente di collaudo del sistema Regis, quindi un ambiente proprio adatto a quella della la formazione, che è allineato con l'ambiente di formazione. L'unica piccola differenza potrebbe essere qualche dato, appunto, essendo in ambiente di collaudo, qualche dato di test. Vi chiediamo scusa in anticipo per questa, appunto, possibilità, per questa eventualità. Accediamo subito alla tile, quindi dedicata, che è la domanda di finanziamento relativa al fondo. Questa è la home page del sistema Regis, dove sono a disposizione tutte le tile, appunto, e per fare anche Scusa, scusa ricollegarsi. Matteo, scusa, no, gi giusto ecco, magari nella platea ci sono persone che non hanno mai avuto modo di vedere Regis, no? Quindi ecco, contestualizziamogli anche un attimino. Questo è il Launchpad, quindi la pagina di accesso al Regis, e voi vi ritroverete questi bottoni chiamati appunto tile, noi li chiamiamo tile, che servono per accedere alle varie funzionalità di Regis. Quindi chi già accede a Regis per chi già ha avuto modo di inserire progetti, già è abituato a queste pagine e quindi sa che ha appunto la possibilità di entrare nelle varie funzioni attraverso queste tile. Quindi è giusto ecco, per contestualizzare quando appunto parliamo di cataloghi, di tile, per chi non è stato mai, che non è mai entrato su Regis, ecco, questi un po' sono i termini. I cataloghi sarebbero i raggruppamenti di tile, adesso Matteo navigherà dall'alto, e le tile sono i bottoni che vedete che vi consentono di accedere alle singole funzionalità. Nel caso di articolo 26 avete un catalogo articolo 26 con le funzioni di presenta domanda. Adesso Esatto. vedremo tutti i passaggi. Se vuoi, Onofrio, appunto, Scusatemi possiamo cogliere l'occasione, scusami, se per fare una panoramica almeno sulle logiche che ci sono, quindi qual è l'interruzione. Sì, il ma catalogo, qual è. velocemente, giustamente magari nella platea ci saranno sicuramente delle persone che non hanno mai visto Regis, quindi è giusto un attimino che lì gli contestualizziamo Certo, l'applicazione. Grazie. certo, certo. Quindi chiaramente, appunto, questa è la home page, abbiamo il cosiddetto catalogo, quindi questa barra in alto bianca che permette di raggiungere appunto i cataloghi. Sono diversi, ognuno dei cataloghi ha al suo interno diverse tile. Tramite le tile l'utente accede alla funzionalità dedicata, appunto. Ad esempio, come anticipato da Onofrio, abbiamo un catalogo dedicato all'articolo 26, che se noi proviamo a selezionare, atterremo direttamente al catalogo, alla tile dedicata. Chiaramente, a seconda della profilazione dell'utenza, si avranno una serie di cataloghi, una serie di tile a disposizione, a seconda quindi delle funzionalità che l'utente può visualizzare o meno.
Quindi per ricollegarci all'overview che aveva fatto appunto Onofre in apertura, per aprire il ticket è possibile anche aprire il ticket tramite il sistema Regis, è sicuramente consigliato effettuare la procedura che ha mostrato in precedenza, ma è possibile anche tramite la tile appunto assistenza aprire un ticket direttamente da Regis. Direi a questo punto di entrare nel vivo e quindi di appunto accedere alla tile dedicata all'articolo 26. Sarà possibile, l'ultima precisazione, tramite la tile documenti utente, ad esempio in ambiente di produzione, accedere a tutti i manuali e anche alle sessioni che sono state erogate a diversi soggetti per appunto avere qualche materiale per approfondire le diverse funzionalità del sistema Regis. Non mi dilungherei oltre e accederei appunto alla tile dedicata all'articolo 26, quindi domanda di finanziamento relativa al fondo. Questa tile, come appunto sappiamo, è diciamo, gestita da quelle che sono le stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti da qui possono gestire tutte e tre le tipologie di domande di finanziamento. Quindi abbiamo la prima sezione di sinistra che permette la gestione delle domande di finanziamento dei progetti PNRR presenti in Regis. La seconda sezione di sinistra permette la gestione delle domande PNRR di progetti afferenti al PNRR non ancora presenti in Regis, e invece la sezione di destra permette la gestione di domande di finanziamento relative agli altri ambiti previsti dal DPCM, quindi come può essere il PNC, Giubileo 2025, Milano Cortina e quelle riportate di seguito. E chiaramente ognuna di queste gestioni ha delle peculiarità particolari. Analizzeremo, come detto, tutte e tre queste fattispecie. Iniziamo in ordine, quindi la prima che analizzeremo è la domanda afferente a progetti PNRR già presenti in Regis, per cui il primo passaggio da effettuare è la ricerca della misura. Tramite quest'icona, che viene definita matchcode, cliccando andremo a selezionare la misura a cui è afferente il progetto per il quale la stazione appaltante vuole effettuare la domanda di finanziamento. Quindi dal menu che adesso caricherà il sistema andremo a selezionare la nostra misura di riferimento. Proviamo a ricaricare la schermata. Ok, solo un attimo di pazienza che effettuiamo nuovamente l'accesso al sistema. Un attimo di pazienza. Ok, quindi ricerchiamo la nostra misura. Il primo step da effettuare, clicchiamo sul matchcode e visualizziamo una serie di misure a disposizione. Andiamo a ricercare quella di nostro interesse, che è appunto la M2C2I3.4. Abbiamo anche il dettaglio delle domande presentate relativamente a ciascuna misura. Selezioniamo quindi con un semplice clic la misura di riferimento e poi clicchiamo su procedi. Arrivati qui abbiamo la possibilità di filtrare i progetti per lo stato in cui si trova la domanda, le eventuali domande. Di default il sistema ci riporta su tutti, ma è possibile filtrare per stato da lavorare, quindi nel stato da lavorare vuol dire che la domanda deve essere ancora creata. Successivamente abbiamo lo stato bozza, quindi vuol dire che l'utente ha iniziato a lavorare alla domanda e ha effettuato l'inserimento di qualche dato, ha effettuato un salvataggio, possiamo definirlo intermedio, magari alla ricerca di altre informazioni da inserire. Successivamente abbiamo lo stato completa, quindi quando l'utente ha compilato in toto la domanda di finanziamento e quindi ha completato il giro, il flusso appunto, e inviata. Nel momento in cui lo stato rappresenta il momento in cui la domanda è stata associata ad un'istanza, quindi l'amministrazione statale istante ha visualizzato la domanda inviata dalla stazione appaltante, ne ha effettuato delle modifiche, se del caso, e poi l'ha legata ad un'istanza che ha successivamente inviato e trasmesso al MEF. Quindi ognuno di questi stati funge da filtro. Adesso andiamo tra le domande e i progetti che vediamo in tabella a selezionare
quella per la quale la stazione appaltante vuole avanzare la domanda di trasferimento, per cui abbiamo selezionato il codice progetto G77 che è stato da lavorare, quindi non è stato toccato da nessun utente. Selezioniamo con un clic e atterriamo appunto sulla schermata che permette la gestione e la compilazione della domanda di finanziamento. La prima sezione è in gran parte ereditata, è relativa ai dati di progetto e sono ereditati da Regis, in quanto la prima, diciamo, fattispecie che analizziamo è il progetto legato al PNRR è presente in Regis. Quindi abbiamo le informazioni legate alla misura di cui fa parte il progetto con la descrizione e l'amministrazione responsabile. Il codice fiscale del soggetto attuatore, chiaramente il CUP legato al progetto, la descrizione del soggetto attuatore, il CLP, il codice locale progetto e l'importo del progetto. Nella sezione a destra abbiamo tutte le informazioni legate alla localizzazione, quindi alla descrizione della regione, della provincia, del comune e anche del CAP. Come detto, queste informazioni che abbiamo sul progetto sono tutte informazioni ereditate, per cui l'utente le visualizza ma non deve effettuare alcun passaggio a sistema, solo visualizzarle. È a disposizione dell'utente un campo note che se del caso può essere compilato, non è un'informazione obbligatoria da inserire in ambito della compilazione, nel caso di compilazione di domanda di finanziamento. Le informazioni che sono obbligatorie le vedrete indicate con questo asterisco rosso, quindi ad esempio lo stato procedurale è un campo che l'utente deve necessariamente popolare. Lo stato procedurale indica lo stato dell'iter procedurale, quindi del cosiddetto cronoprogramma di progetto in cui si trova il progetto appunto. Selezioniamo il nostro stato procedurale e selezioniamolo da questo menu a tendina, appunto. Inseriamo lo studio di fattibilità e come vedete compare un alert. Questo alert non è un alert bloccante. Questo alert indica il fatto che lo stato procedurale che abbiamo selezionato non è presente nell'iter di progetto riportato sul Regis. Però se la stazione appaltante seleziona uno stato procedurale e visualizza questo alert, come detto, non è bloccante, per cui può continuare nella compilazione della sua domanda. Infatti noi procederemo comunque anche se visualizziamo questo alert, così vi facciamo vedere che effettivamente si può portare avanti, si può completare una domanda con un alert, con questo alert appunto. Veniamo poi alla sezione dei dati di gara. Questa è una sezione molto importante nell'ambito della domanda di finanziamento. Abbiamo la possibilità di spuntare questo campo che appunto è relativo ad una gara già pubblicata dopo il 18 maggio 2022. Quindi se la nostra gara è stata effettivamente pubblicata dopo il 18 maggio, andremo a attivare questo pulsante appunto. Clicchiamo sul sì. Sì. Piccola digressione, se invece la nostra gara non è stata pubblicata dopo il 18 maggio 2022, quindi spegniamo un attimo il pulsante solo per un secondo, tutte queste informazioni, quindi la data prevista per la pubblicazione del bando della gara di avviso, andrà inserita manualmente ed è un'informazione obbligatoria, come potete notare dall'asterisco rosso. Quindi tramite quest'icona del calendario l'utente andrà a selezionare la data della gara. Siamo 18 ottobre, giusto per far vedere come si compila, poi vi faremo vedere. In realtà questo caso è stato, prevede una gara già pubblicata dopo il 18 maggio 2022, però è necessario anche fare questo passaggio per vedere come in un caso che non abbia già una gara pubblicata si deve comporre, quindi compilare la domanda. Quindi si deve necessariamente inserire la data prevista, quindi una data chiaramente prevista realistica, quindi se sappiamo che ad esempio per appunto entro la seconda settimana di ottobre sarà pubblicata il bando alla gara, si andrà ad inserire una data relativa a quel periodo. All'interno della descrizione gara, che anche questo è un campo obbligatorio, si andrà a descrivere appunto l'oggetto della gara appunto del caso.
e si andrà a inserire manualmente anche l'importo totale, quindi la base d'asta dell'opera, e sono campi obbligatori. Non è obbligatorio inserire il CIG, infatti inserire il CIG se presente. Quindi se la gara non è stata pubblicata, non è stata già pubblicata dopo il 18 maggio, e quindi questo campo è spento, l'utente inserirà a mano il campo data tramite l'icona, il campo descrizione gara lo popolerà in un testo libero, nel senso non vi è un limite di caratteri, lo descriverà a mano, così come andrà ad inserire manualmente l'importo totale della base d'asta, quindi della gara. Come detto, non è obbligatorio inserire il codice CIG. Andiamo invece a Matteo, in questo caso una precisazione, nel descrivere la gara, ecco, visto che non abbiamo un CIG di riferimento perché ancora non è presente, la richiesta è quella di cercare di mettere nella descrizione gara quello che poi andrete a mettere quando staccherete il CIG, in modo che l'istruttore sarà in grado di poi di andare a fare, diciamo, in serie di verifica, riuscire ad agganciare poi appunto la domanda con quella gara al CIG che però sarà successivamente staccato, giusto insomma per dare una mano a chi può andare a fare le verifiche su tutti quei casi in cui ancora non c'è un CIG staccato e quindi non abbiamo un identificativo da andare a pescare nei vari sistemi. Procedere. Grazie mille, grazie. E quindi andiamo a visualizzare appunto la fattispecie in cui invece la gara è già pubblicata dopo il 18/5/2022. Se andiamo a spuntare, quindi accendiamo il pulsante, compariranno anche il campo è un accordo quadro, quindi se si tratta della nostra, se la nostra gara si configura come accordo quadro, e la voce visualizza CIG disponibili. Quindi se la gara è già pubblicata, il sistema consente all'utente di recuperare le informazioni relative ai CIG. Quindi se noi clicchiamo su visualizza CIG disponibili, il sistema interroga appunto, si interroga il sistema e recupera tutti i CIG disponibili legati appunto al progetto. Non abbiamo attivato la spunta è un accordo quadro. Andiamo a selezionare la gara con il CIG 924 per un totale di 724.000 euro. Quindi clicchiamo e come vedete il sistema, oltre ad aver recuperato tutte le informazioni relative a questo codice identificativo gara, quindi come la data di pubblicazione, la descrizione gara, ha recuperato anche l'importo accordo quadro e ha attivato automaticamente il campo è un accordo quadro. Questo perché nel momento in cui il sistema recupera le informazioni del CIG e si configura come accordo quadro, si innesca questo appunto questo meccanismo che recupera le informazioni sulla data della descrizione e anche sul totale dell'importo dell'accordo quadro. Quindi questo importo di 724.000 euro è l'importo totale della gara dell'accordo quadro. Nel campo, come si può anche visualizzare qui, tutte le, infatti, le voci hanno anche una descrizione in basso che descrive molto bene il comportamento dei campi. Infatti, il totale dell'importo quadro, appunto, descrive il fatto che qui si tratta dell'importo totale dell'importo quadro e bisogna valorizzare il campo importo totale con la quota specifica relativa al contratto per il progetto in oggetto, per cui questo è il totale della gara, ma ad esempio l'importo relativo al progetto chiaramente potrà essere minore, quindi per il nostro progetto l'importo di riferimento è di 10.000 euro. Inoltre vi è anche la possibilità di indicare se l'importo inserito è originario o aggiornato. L'importo originario è l'importo appunto proprio definito così, originario della gara d'appalto. L'importo aggiornato invece tiene in considerazione, oltre all'importo della base d'asta della gara, anche la quota che noi andiamo a richiedere al fondo per l'avvio di opere indifferibili. Quindi in questo caso il nostro 10.000 euro, essendo la base d'asta dell'opera, è un importo originario. Come vedete,
ci sono anche due campi che attualmente sono spenti perché si alimentano in maniera automatica, il sistema li aggiorna in maniera automatica, come viene descritto anche qui in basso, vengono alimentati, si aggiornano automaticamente dopo la valorizzazione del campo importo del fabbisogno emergente, che appunto è questo importo subito presente nella sezione successiva. Quindi nel momento in cui andremo ad inserire il nostro fabbisogno emergente, l'importo gara aggiornato si aggiornerà con appunto sommando, quindi il cumulato dell'importo gara originario più il fabbisogno emergente. Quindi abbiamo alimentato tutti i campi della sezione dati gara, recuperandoli prevalentemente grazie alla ricerca del CIG. Abbiamo visualizzato che si tratta di un accordo quadro e che, come vedete, una volta che si attiva, l'utente non può, tra virgolette, spegnere questo campo in quanto il sistema lo blocca. Per cui, come detto, nell'importo totale della base d'asta si andrà a inserire la quota parte di riferimento del progetto rispetto all'importo totale dell'accordo quadro e poi questi campi, importo gara originario e aggiornato, si aggiorneranno automaticamente. Quindi veniamo alla sezione dati fabbisogno finanziario. Quindi qui si andrà a inserire come prima informazione il parametro di calcolo utilizzato per determinare il valore del fabbisogno emergente, quindi dell'importo che l'utente, quella stazione appaltante, richiede al fondo per l'avvio di opere indifferibili. È possibile selezionare tra il prezziario originale, il prezziario regionale, il prezziario regionale incrementato e prezziari o tariffe diversi dai prezziari regionali. Noi andremo a selezionare prezziario originale e andremo a popolare il campo importo del fabbisogno emergente. Quindi ipotizziamo che viene richiesto al fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2.000 euro. Questi campi che vediamo successivi all'importo del fabbisogno emergente sono dei campi che permettono di inserire se rispetto all'importo del fabbisogno emergente, quindi che noi vogliamo richiedere al fondo per l'avvio delle opere indifferibili, siamo riusciti a recuperare parte di questo importo tramite la rimodulazione, quindi qui si andrà a inserire se si è riusciti l'importo che si è recuperato tramite la rimodulazione e obbligatoriamente si dovrà compilare la descrizione di rimodulazione. Sostanzialmente si andranno a inserire le informazioni del come si è riuscito a recuperare questo importo tramite rimodulazione, quindi magari si andranno a inserire anche i codici CUP dei progetti tramite i quali si è riuscito a recuperare quella somma. Stesso criterio per il campo somme disponibili in relazione ad altri interventi ultimati. Qui si andrà a inserire se si è riuscito una somma di denaro che si è riuscita a recuperare tramite appunto le cosiddette economie, quindi le somme disponibili relativamente ad altri interventi ultimati e, come detto anche in precedenza, nel momento in cui si valorizza questo campo si dovrà obbligatoriamente valorizzare anche il campo descrizione e, come suggerisce appunto il sistema, si dovranno censire i codici CUP relativi agli interventi e per il nostro progetto vengono richiesti 2.000 euro e non si è riuscito a recuperare alcun importo né per rimodulazione né per somme disponibili, ma qualora si andasse ad inserire un importo, vi faccio vedere ad esempio 100 per rimodulazione e clicchiamo invio, vedete l'ultimo campo che è l'importo richiesto a carico del fondo, quindi alla fine, quindi la differenza che c'è tra l'importo del fabbisogno emergente e le quote, diciamo, di importi che si sono riusciti a recuperare per rimodulazione o per tramite queste somme disponibili in relazione ad altri interventi ultimati. Per cui se noi inviassimo, salvassimo la nostra domanda così, al fondo alla fine andremo a chiedere 1.900 euro e non più 2.000, perché 100 li abbiamo recuperati per rimodulazione, ma per il nostro caso non si è riuscito a recuperare alcun importo né per rimodulazione né per altre somme disponibili, per cui la somma da richiedere rimarrà 2.000 euro intera. Poi, e chiaramente non sarà necessario compilare i campi delle descrizioni. Veniamo poi a quella che è la ripartizione annuale della richiesta a carico della disponibilità del fondo. Qui
cliccando su più si andrà a alimentare appunto questa tabella. Cliccando su più andremo a sostanzialmente ripartire negli anni l'importo che noi abbiamo richiesto al fondo per l'avvio di opere indifferibili. Ipotizziamo che abbiamo richiesto questi 2.000 euro per delle spese che sosterremo nel 2022, per cui andremo a inserire tutti questi 2.000 euro all'interno del 2022. Ma ovviamente è possibile dividere magari in più mesi, in più anni, questo importo. Basterà cliccare aggiungi. Il sistema si è bloccato. Volevo spiegare, basterà cliccare su aggiungi, comparirà sostanzialmente un nuovo campo legato all'anno sotto al 2022 che permetterà la scelta dell'anno e l'inserimento di un altro valore. Magari si può inserire il 2022 e il 2023 e splittare, dividere quindi i 2.000 euro in 1.000 per il primo anno e 1.000 per il secondo anno. Ok. Veniamo poi alla sezione dedicata al piano dei costi. Per il piano dei costi abbiamo due tabelle. La prima è relativa al piano dei costi ereditato e non modificabile dalla fonte Regis, almeno non modificabile in questa sezione, in quanto sono informazioni presenti al sistema che appunto la funzionalità dell'articolo 26 recupera dalla sezione apposita all'interno del Regis e quindi riporta il piano dei costi che appunto per il 2022 prevede dei costi da realizzare per 10.000 e chiaramente ad oggi ancora non è stato realizzato nulla. Veniamo poi alla sezione del piano dei costi aggiornato, quindi ha una base di partenza che è quella del piano dei costi ereditato dal sistema Regis, che però l'utente deve necessariamente aggiornare, quindi come vedete all'asterisco rosso. Come si aggiorna? Basterà cliccare su modifica e chiaramente avendo noi richiesto 2.000 euro andremo ad aggiornare l'importo relativo al 2022 da realizzare con l'aggiunta di questi 2.000 euro. Per cui noi andremo ad incrementare l'importo da realizzare e confermiamo. Quindi rispetto ai 10.000 che avevamo previsto da realizzare nel 2022 abbiamo richiesto 2.000 euro al fondo per l'avvio di opere indifferibili e andremo ad aggiornare il piano di costi con l'aumento per quell'anno di 2.000 euro, che sono appunto i 2.000 euro che abbiamo richiesto al fondo. Veniamo dunque poi a un'ulteriore sezione, che è quella dedicata al quadro economico. Anche qui, come per il piano dei costi, il sistema recupera il quadro economico presente al sistema, nel sistema Regis appunto, con le spese che ad oggi sono presenti, sono state mappate, e abbiamo poi il quadro economico aggiornato. Anche qui abbiamo quindi la base, che è quella appunto del quadro economico recuperato da Regis, e anche questo deve essere aggiornato obbligatoriamente dall'utente, quindi dalla stazione appaltante. Clicchiamo su aggiungi e chiaramente non è possibile, come nel quadro economico presente in Regis, non è possibile inserire righe duplicate, per cui ad esempio se l'utente prevede un aumento dei servizi di consulenza, ad esempio da 3.000 a 5.000, quali potrebbero essere questi 2.000 euro di costi in più, andrà a selezionare la riga, ad eliminarla e poi a reinserire, cliccando su aggiungi, la riga con la voce servizi di consulenza, perché se noi provassimo ad inserire adesso una riga con servizi di consulenza inserendo altri 2.000 euro, il sistema ci darebbe errore. Per cui andiamo a mappare questi 2.000 euro come imprevisti. Dal menu, diciamo, a tendina sono a disposizione diverse voci e noi andremo a mappare questi 2.000 euro come imprevisti. Selezioniamo imprevisti, inseriamo l'importo di 2.000 euro, clicchiamo su conferma e l'aggiornamento del quadro economico è avvenuto con successo. Così, diciamo, si può ritenere compilata la domanda di finanziamento, in quanto abbiamo compilato tutte le sezioni. Scusa, Matteo.
giusto per, ovviamente questo è una semplificazione su un caso che abbiamo preso semplice, ovviamente nella rimodulazione sia del cronoprogramma finanziario, quindi il piano dei costi, che del quadro economico, voi ovviamente seguirete le regole e, diciamo, che prevedono appunto le regole di rimodulazione del quadro economico e piano dei costi. Questa è una semplificazione, che abbiamo fatto vedere cosa va fatto, come diciamo farlo a sistema, però poi ovviamente ogni progetto avrà le proprie specificità, il proprio piano dei costi, il proprio quadro economico, quindi prima abbiamo aggiunto i 2000 euro all'annualità 2022 direttamente, ok, ma se il piano dei costi, diciamo, essendosi incrementato, andrebbe a sviluppare il suo, diciamo, andrebbe a sviluppare su più annualità, voi lo potete definire su più annualità. Quindi questa, ripeto, è una esemplificazione di quello che è un esempio che abbiamo preso, come dicevo anche i colleghi inizialmente, partendo anche da dati di collaudo, che ovviamente non sono sicuramente completi. Quindi ecco, giusto per puntualizzare questo aspetto. Assolutamente, assolutamente. Quindi la cosa importante è che il sistema, nell'ipotesi di progetto in ambito Regis, recupera i dati che ci sono in Regis. Li prospetta quei dati in base a quelle che sono le previsioni vostre, in quelli che sono, che serve lo stato effettivo dell'opera, del progetto, insomma, che sta, per il quale state chiedendo il fabbisogno ulteriore, andrete poi a indicare un piano di costi, un quadro economico, ovviamente aderente a quello che è l'opera di riferimento. Noi, il sistema riprospetta quello che trova in Regis, che potrebbe magari non essere, diciamo, aggiornato rispetto a quello che sarà la situazione, che è la situazione attuale o futura. Ok, quindi possiamo definire la nostra domanda di finanziamento completa, per cui andremo a cliccare, dopo aver compilato tutte le sezioni, completa domanda. Se è sicuro, il sistema ci richiede se noi siamo sicuri di voler completare la domanda, in quanto una volta completata chiaramente non è più possibile effettuare modifiche, per cui noi clicchiamo su sì, e nel momento in cui confermiamo, la domanda di finanziamento è stata completata con successo e una copia della domanda quindi verrà inviata sia all'email legata all'utenza con la quale si è creata al sistema la domanda di finanziamento, sia all'amministrazione titolare della misura per la quale si è compilata appunto la domanda. Quindi cliccando su OK poi si ritorna e si visualizza che la domanda, cioè il progetto per il quale abbiamo creato la domanda, si trova in stato completata. La domanda quindi che abbiamo appena creato è in stato completato. Lo step successivo, come possiamo vedere anche da qui in alto, è lo stato inviata. Inviata vuol dire che è stata, come detto anche in precedenza, associata, quindi ammessa ad un'istanza di finanziamento, e poi l'amministrazione di riferimento ha inviato l'istanza al MEF. Quindi diciamo completata e pronta per essere inserita, ammessa in un'istanza di finanziamento. Quindi il flusso diciamo, della domanda afferente ad un progetto PNRR presente in Regis si conclude. Procediamo quindi con invece la gestione della domanda di un progetto PNRR attualmente non ancora previsto in Regis. Recuperiamo solo il CUP del progetto, il codice unico di progetto, in quanto il criterio di ricerca del progetto PNRR non ancora inserito in Regis è direttamente il CUP, il codice unico di progetto. Non avviene la ricerca prima della misura e successivamente del progetto. In questo caso noi andremo ad inserire oppure ad incollare, se lo abbiamo in un altro documento, il codice CUP del progetto. Quindi lo abbiamo copiato ed incollato qui nel box dedicato e clicchiamo su procedi. Veniamo dunque alla gestione, alla compilazione della domanda di finanziamento per diciamo, l'ammissione al fondo per l'avvio di opere indifferibili. Flusso progetto PNRR non ancora presente in Regis. Come vedete, la prima sezione è sempre dati di progetto, ma qui alcune informazioni non sono presenti. Quindi il primo step da effettuare è selezionare la misura cui fa riferimento il progetto, la misura del PNRR cui fa riferimento il progetto. Dal menu a tendina andiamo
a selezionare ad esempio la M3C1I1.6 a titolo esemplificativo, la M3C1I1.6, come vedete la descrizione misura viene popolata così come il campo di amministrazione soggetto responsabile dell'attuazione. Il titolo progetto già era compilato in precedenza, così come il codice unico di progetto. Viene indicato l'importo chiaramente del progetto che è legato, viene recuperato grazie al CUP e il campo che l'utente deve andare ad inserire, come visto anche per la domanda di finanziamento del progetto PNRR presente in Regis, è lo stato procedurale. Quindi la fase procedurale dell'iter di progetto in cui si trova adesso il progetto. Indichiamo lo studio di fattibilità, qui non visualizziamo l'alert, abbiamo anche qui il campo note che è sempre facoltativo compilare per la stazione appaltante e anche qui veniamo alla sezione dati gara. Come vedete le sezioni sono simili, ma ogni domanda ha delle peculiarità. Ad esempio qui va inserita la misura che recupera una serie di informazioni, cosa che invece non veniva fatta per quanto riguarda il progetto già presente in Regis. Veniamo poi alla sezione dati gara, che anche questa è molto simile a quella vista per il progetto presente in Regis. Come vedete i campi sono gli stessi, anche la gara relativa a questo progetto è stata già pubblicata dopo il 18.5, per cui andremo ad attivare il pulsante. Anche per questa domanda, se la gara non è stata già pubblicata dopo il 18.5, si andrà ad inserire, o meglio l'utente andrà ad inserire manualmente la data prevista per la pubblicazione del bando, come visto in precedenza. Si clicca quindi sul calendario, si va ad inserire la data prevista della pubblicazione del bando, si va a popolare il campo descrizione gara con tutte le informazioni necessarie che vengono richieste. Poi abbiamo detto è un campo libero per cui non vi è un limite di caratteri, per cui si può anche scendere abbastanza nel livello di dettaglio. Anche qui non è necessario, non è obbligatorio inserire il codice identificativo gara, chiaramente se è a disposizione è chiaramente un valore aggiunto, e si andrà ad inserire poi l'importo totale nella base d'asta dell'opera, quindi della gara d'appalto. Anche qui c'è la differenza tra importo gara originario e aggiornato, quindi ripetiamo a beneficio di tutti, l'importo originario è l'importo sostanzialmente della base d'asta dell'opera, escluso la parte di fondo, che diciamo la parte di budget che viene richiesta al fondo per l'avvio di opere indifferibili. Invece l'importo aggiornato tiene in considerazione, oltre all'importo di base d'asta dell'opera, anche il budget richiesto al fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Abbiamo detto anche questa domanda ha una gara già pubblicata dopo il 18.5, per cui ripuliamo il campo data e attiviamo il pulsante. Quindi la gara è stata pubblicata dopo il 18.5 e anche qui non andiamo ad alimentare il campo accordo quadro, perché come abbiamo visto in precedenza, se si tratta di accordo quadro il sistema lo attiva direttamente, invece se non si tratta di un accordo quadro a maggior ragione non deve essere alimentato. Proviamo a recuperare. Matteo, sì. Sì, scusa, no, visto che abbiamo questo e poi l'altro sugli altri ambiti, sostanzialmente molte sezioni sono identiche, no? Questa sì. La specificità era sul fatto che non essendoci il CUP, in Regis non riuscivamo a recuperare informazioni da Regis, quindi sì. Andrei magari direttamente sulle cose specifiche, sulle differenze rispetto ai casi che abbiamo mostrato. In questo caso penso che non avremo il piano dei costi, il quadro economico, perché non lo recuperiamo. E quindi ovviamente in questo caso vanno inseriti, cioè li riprendiamo, se li recuperiamo da Bid, poi comunque vanno inseriti. Non abbiamo diciamo la fonte Regis in questo caso, e esatto. Andiamo sulle differenze, così passiamo agli altri ambiti.
che pure insomma cercando di stare anche nei tempi, perché tutto il resto la domanda sostanzialmente segue le stesse regole, solo che non avendo il progetto in Regis, alcune informazioni del Regis non riusciamo ovviamente a recuperarle, quindi o vanno inserite ex novo o comunque non abbiamo il riscontro da Regis. Quindi andiamo sulle differenze e poi passiamo alla parte relativa agli altri ambiti diversi da PNRR. Perfetto, perfetto. Va benissimo, quindi come detto la gestione dei dati di gara così come quelli del fabbisogno finanziario sono uguali sostanzialmente, chiaramente c'è la fattispecie dell'accordo quadro ma abbiamo visto anche come funziona, quindi la differenza poi principale come appunto diceva Onofrio sta nel fatto che non essendo presente in Regis il sistema, il piano dei costi viene recuperato dalla fonte BDAP e comunque funziona allo stesso modo, quindi il piano dei costi comunque dovrà essere aggiornato con le informazioni appunto relative, idem il quadro economico, stessa cosa, il quadro economico viene recuperato dalla fonte BDAP e deve essere aggiornato. Quindi nel momento in cui abbiamo compilato tutte queste informazioni si va a selezionare completa domanda e termina appunto il ciclo. Ok, adesso ci dà errore in quanto è obbligatorio chiaramente compilare tutte quelle che sono le sezioni presenti, quindi la ripartizione dei dati del fabbisogno e così via, però anche il completamento della domanda avviene nello stesso identico modo che abbiamo visto per diciamo il flusso Regis, quindi una volta completata la domanda si visualizzerà lo stato in cui si trova e termina lì. Quindi tornerei quindi alla ricerca del progetto per analizzare quello che è il flusso relativo agli altri ambiti. Quindi recuperiamo solo un attimo il CUP. Quindi, come detto, da destra gestiamo tutte quelle che sono le domande di finanziamento relative agli altri ambiti, quindi PNC, Giubileo 2025, Milano Cortina e simili. Il primo step da effettuare è la selezione dell'ambito di riferimento. Attualmente, tramite il Magic, possiamo selezionare il piano nazionale complementare F1 oppure F3. Selezioniamo F1 e andremo ad inserire il codice unico di progetto che abbiamo a disposizione. Se clicchiamo su Procedi, se appunto l'utente è abilitato alla gestione di questo codice unico di progetto, accederà alla schermata. Se invece non si ha l'autorizzazione per gestire questo progetto e quindi avanzare una domanda per questo progetto, si visualizzerà questo errore, cioè l'utenza non è abilitata a lavorare su questo CUP, si ha il codice dell'utenza e il codice fiscale del soggetto attuatore relativo al CUP. Quindi andiamo adesso a recuperare invece questo è importante, cioè siccome in questo caso non abbiamo Regis dietro, no, perché siamo negli altri ambiti, chi va a inserire una domanda per un CUP deve essere diciamo associato all'amministrazione titolare di quel CUP per poter fare almeno questo tipo di controllo. Ok, quindi nel template che vi verrà fornito per appunto chiedere l'abilitazione alle funzioni della piattaforma dovrà essere indicato l'utente, il codice fiscale dell'utente e il codice fiscale dell'ente per il quale quell'utente andrà ad inserire le informazioni, che poi è il codice fiscale dell'ente titolare dei vari CUP che si andranno a inserire, perché altrimenti avremmo lasciato la possibilità a chiunque di poter inserire dati su un CUP qualsiasi, anche di enti diversi. Quindi questa cosa è importante. Quindi nel caso in cui voi doveste avere questo messaggio, magari o perché non è stata configurata bene l'utenza, o che voi prendete l'informazione, fate un print screen magari e aprite ticket all'assistenza in modo che eventualmente lo sistemiamo subito. Però fate attenzione quando fornite i template per la richiesta di accesso al sistema. Noi buona parte degli enti abbiamo già profilato gli utenti che già avevano accesso al Regis e quindi buona parte già sono stati profilati, però in tutti gli altri casi dobbiamo fare attenzione a questa cosa. Ok, quindi abbiamo inserito il codice CUP valido, quindi per cui siamo profilati, abbiamo la possibilità di gestirlo, clicchiamo su Procedi. Quindi per i progetti extra Regis appunto
Visualizzeremo le domande già in stato bozza, quindi clicchiamo sul sì. Adesso analizzeremo quindi tutte le sezioni che sono presenti nelle domande di finanziamento per il flusso relativo agli altri ambiti e vedremo anche le differenze relative a quelle già presenti nel PNRR. Quindi abbiamo la sezione dedicata, come al solito, ai dati di progetto. Qui abbiamo quindi la descrizione dell'ambito e della misura, con appunto la descrizione anche proprio nello specifico della misura, il CUP, titolo progetto e le amministrazioni. Come per il flusso dedicato al PNRR, anche qui si deve inserire lo stato procedurale in maniera obbligatoria. Ad esempio, studio di fattibilità e procediamo con la compilazione. Anche qui il campo note, facoltativo ai fini dell'avanzamento della domanda e il dettaglio sull'importo del progetto. Veniamo ai dati gara. Qui se si spunta appunto la gara già pubblicata dopo il 18.5, si ha la possibilità di recuperare, come visto in precedenza, i dati legati al CIG, oppure se non si hanno queste informazioni, si andranno ad inserire la data prevista in maniera manuale, la descrizione gara e l'importo totale. Fin qui abbiamo, diciamo, riscontrato che nella sezione dei dati progetti si hanno chiaramente informazioni diverse relative principalmente all'ambito e alla misura, perché chiaramente non fanno parte del PNRR, mentre la sezione dei dati gara, come visto, funziona allo stesso modo, le voci sono le stesse, i campi si alimentano allo stesso modo. Veniamo alla sezione dei dati fabbisogno finanziario, quindi anche qui si andrà a selezionare il parametro di calcolo e i campi vengono alimentati nello stesso modo. Quindi qui si va ad inserire il fabbisogno emergente, quindi il totale dell'importo. Se siamo riusciti a recuperare tramite rimodulazione parte dell'importo, lo andiamo a riportare nell'apposito campo, così per le somme disponibili. Ricordiamo, se si alimentano questi campi, obbligatoriamente si deve andare ad inserire una descrizione e l'importo richiesto a carico del fondo, che vedete spinto, si alimenta in maniera automatica e sarà la differenza tra l'importo del fabbisogno emergente e la rimodulazione delle somme disponibili relativamente ad altri interventi ultimati. Anche qui si andrà ad inserire la ripartizione annuale, come visto allo stesso modo per il flusso PNRR, quindi si andrà a cliccare sul più, si inserirà l'anno con l'importo, e ovviamente l'importo si può suddividere in più anni, e diciamo il campo che non era per la sezione che non esisteva per il flusso PNRR è la fonte di finanziamento del progetto. Qui si andrà con il più ad aggiungere la fonte di finanziamento del progetto. Tramite il menu a tendina della fonte si andrà a selezionare tra i vari a disposizione il fondo appunto che finanzia il progetto. Come potete vedere sono diversi i fondi a disposizione e l'utente andrà a selezionare uno di questi, ad esempio gli altri contributi comunitari, ed inserirà l'importo, ipotizziamo. Uno o N fonti ovviamente che coprono il progetto. Okay. Questa è la richiesta in più che era stata spiegata anche nelle slide precedenti per la parte altri ambiti diversi da PNRR, quindi le coperture, tutte le altre coperture finanziarie rispetto al progetto di riferimento. Poi sì. Il resto credo, Matteo, sia quasi tutto uguale, no? Quindi sì, abbiamo dei costi, esatto. Fonte BIDAP è aggiornato, quadro economico, fonte BIDAP è aggiornato e poi il processo di completamento, salva in bozza eventualmente, completamento, quindi scarico la domanda, la firmo, la riallego e invio. All'atto dell'invio ricordate che riceverete voi stessi la notifica dell'invio e verrà notificata la domanda anche diciamo, un'email, un indirizzo email dell'amministrazione responsabile. Dopodiché tutto questo verrà reso disponibile in una riga di istanza, diciamo così, che verrà poi lavorata dall'amministrazione titolare, che potrà andare a vedere tutte le domande presentate, eventualmente potrà chiedervi ulteriori chiarimenti, insomma, integrazioni e poi quando, diciamo, riterrà opportuno, chiuderà l'istanza con allegate tutte le domande presentate su quell'istanza e poi il processo continuerà come vi è stato illustrato. Anche in apertura. Diciamo, questa parte
anche se sono tre contesti diversi, quindi PNRR, progetto in Regis, PNRR, progetto in Regis, altri ambiti, al netto di qualche piccola, diciamo così, differenza, però le informazioni e le modalità di inserimento rimangono le stesse. Quindi da questo punto di vista, diciamo, direi che possiamo tenere conclusa la demo sulle funzionalità del sistema. Non so se i colleghi di RGS o ANCI hanno ulteriori elementi da aggiungere. Per la parte, diciamo, tecnica, possiamo ritenerla conclusa. Sì, sono Giulio Puccio. Noi abbiamo concluso, diciamo, questa parte relativa alle opere indifferibili come contributo da parte della Ragioneria Generale. Siamo arrivati, diciamo, a conclusione di questa giornata di lavori. Abbiamo dato tutta una serie di informazioni concentrata in 2 ore, quindi mi rendo conto che le cose dette sono state tante. Però sicuramente era importante avere questo tipo di confronto con le amministrazioni, tenuto conto che in effetti dal punto di vista della scansione procedurale strettamente considerata il DPCM è abbastanza chiaro, tutto sommato. La difficoltà forse è dovuta al fatto che ci si trova di fronte a interventi diversi che possono accedere al fondo e quindi si è dovuto necessariamente fare riferimento alle diverse situazioni. Per orientarsi, diciamo, in questa situazione, però è importante secondo me capire in quale situazione si trova il comune, la stazione appaltante interessata, fare un po' un focus dal punto di vista procedurale, perché poi le procedure tutto sommato sono abbastanza ben delineate nel DPCM e tengono conto sostanzialmente del fatto che c'è sempre un'amministrazione che svolge la funzione di soggetto attuatore, stazione appaltante, quindi deve andare in un sistema informativo per fare formulare una domanda, interviene un'amministrazione titolare che ha un compito di natura istruttoria, che fa un po' una verifica su quello che le stazioni appaltanti richiedono, valuta, fa alcune valutazioni, perché poi si deve interfacciare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui inoltra un'apposita istanza. E questo dal punto di vista procedurale, la scansione è delineata in maniera chiara nel DPCM, magari poi rileggendolo si comprendono anche molte cose che magari oggi d'amblè possono anche non risultare molto chiare. La procedura informatica era importante secondo noi dare anche un primo flash su quelle che sono le fasi procedurali che abbiamo cercato di informatizzare. Tenete conto però che a breve sarà emanata una circolare da parte della Ragioneria Generale a cui è allegata una guida operativa in cui saranno proprio individuate tutte le varie fasi, quindi sarà una guida importante per chi poi si dovrà, diciamo, entrare nella piattaforma informatica e formulare la domanda. Detto questo, io passerei la parola, Grazie, intanto grazie. ringrazio tutti e passo la parola ad Anci per la parte di chiusura. Grazie Grazie, per l'attenzione. andiamo alle conclusioni. Io lascio la parola al dottor Ferri che aggiungerà qualche altro elemento informativo, visto ancora il cospicuo numero di partecipanti, e poi chiuderà la dottoressa Dota. Grazie. Grazie, molto velocemente. Noi siamo in questa tremenda lotta contro il tempo che è rappresentata dall'attuazione del PNRR, con l'aggiunta, diciamo, delle difficoltà di questa fase specifica, quindi quella dell'aumento dei prezzi, delle turbolenze, insomma, post-crisi pandemica, che sono di fatto una prosecuzione di crisi. La cosa che credo debba essere sottolineata è che al di là del fatto che ogni procedura ha il grave difetto di voler cogliere tutti i casi possibili e quindi risulta complicata ad essere esposta analiticamente, e oggi abbiamo visto, insomma, le diverse possibilità che ci sono nell'ambito soprattutto della procedura ordinaria, noi sugli enti locali abbiamo una situazione di integrazione per l'aumento dei prezzi
che è molto simile al tentativo di semplificare, anche derogando da diverse regole contabili ordinarie che abbiamo visto nelle norme fondamentali. Se me le passate un attimo la slide successiva. E le norme fondamentali intorno alle quali poi si costruiscono in maniera più o meno accidentata tutte le procedure sono quelle che già il DL 77 e il DL 152 ponevano. In particolare sono quattro, e a cui si ricollega anche un aspetto della revisione prezzi su cui poi torniamo in chiusura, e cioè l'utilizzo libero delle risorse del PNRR e del PNC, libero nel senso che viene spogliato dai limiti, ad esempio dai limiti per gli enti in disavanzo, che nel momento in cui portano in avanzo vincolato delle somme poi hanno dei tetti finanziari per l'utilizzo degli avanzi, che sono invece derogati quando si tratta di risorse PNRR e PNC. L'utilizzo libero in termini di facilità di accertamento sulla base del mero atto di assegnazione e riparto, quindi derogando da aspetti per quanto accessori però importanti della contabilità, quindi imputando direttamente nel momento della conoscenza dell'assegnazione, del provvedimento di assegnazione agli esercizi di esigibilità come da normale contabilità. La possibilità di non fermarsi tra un esercizio e l'altro, quindi addirittura non solo in esercizio provvisorio ma in gestione provvisoria, poter con riferimento qui a tutti gli investimenti aggiustare l'assetto del bilancio, e sia in termini di entrata che in termini di spesa, quindi con l'apertura di eventuali capitoli se questo è necessario, indipendentemente appunto dall'aver approvato il bilancio di previsione. E infine la norma che speriamo sia molto utile nel prossimo periodo, che permette al fondo di rotazione costituito già da due anni in capo alla Ragioneria Generale, al MEF, di fornire non anticipi finanziari, quelli sono stabiliti in altri modi, ma anticipazioni di risorse nel momento in cui gli stati di avanzamento dei progetti lo richiedono. Quindi in pratica anche quando un cronoprogramma prevede un qualcosa l'anno prossimo, se a novembre fosse completata una fase più ampia di quella prevista su quest'anno, il fondo di rotazione con modalità molto semplici permetterà di acquisire le risorse e correggere l'imputazione in bilancio, quindi come variazione delle risorse assegnate e non come gestione di un'anticipazione finanziaria, che è stata una novità molto, molto importante, che afferisce soprattutto al percorso che stiamo per cominciare, insomma quello dell'attuazione. Tornando una FAC Arconet dettaglia proprio i criteri di contabilizzazione, sottolineando il carattere semplificatorio insomma di queste norme, proprio per rafforzare l'idea nei responsabili finanziari e nei responsabili tecnici insomma di flessibilità e di maneggiabilità delle poste contabili relative in particolare al PNRR e in qualche caso anche con riferimento agli investimenti in generale. Sulle economie di gara queste cose vengono in qualche modo riprese, no? Perché vediamola prima di tutto dalla procedura semplificata. La procedura semplificata non è altro che un ampliamento delle assegnazioni stabilite. Questo è molto importante, perché come le assegnazioni stabilite possono essere direttamente integrate dentro il quadro economico, direttamente spese anche dopo l'impegno dagli enti in disavanzo nel momento in cui invece ci fossero, scusate, non dopo l'impegno, ma avanzi vincolati per mancato utilizzo, sempre fermi restando i termini, i milestone, le scadenze previste dalle varie misure, così anche le somme aggiuntive forfettarie definite intervento per intervento nell'allegato 1 del DPCM 28 luglio possono essere integrate allo stesso modo all'interno della fase iniziale, quella dell'accertamento delle entrate e poi dell'impegno sulla base di una quota più o meno significativa di aumento di prezzi prevedibile. Chiaramente come la FAC governativa che ho pubblicato su Capacity Italy
purtroppo alla voce economie di gara, non alla voce revisione prezzi, che non è rintracciabile in Capacity Italy stranamente, ma comunque è rintracciabile sul sito nazionale. Non solo possono essere usate dagli enti in disavanzo, e questo fa parte proprio della regola generale derogatoria, ma dovranno naturalmente convergere in una rimodulazione del quadro economico, come è ordinariamente previsto e naturale che sia. Attenzione al fatto che quando noi mettiamo nella procedura semplificata un certo ammontare maggiorato, quell'ammontare maggiorato è un elemento, come dire, previsionale e di organizzazione della spesa nella fase di avvio. Il valore effettivo della modulazione per revisione prezzi verrà poi stabilito sulla base, si diceva nella fase intermedia, mi pare, di questo seminario, in particolare dottoressa Caffù, verrà poi verificato sulla base delle eventuali risorse specifiche integrabili da parte dell'ente, proprie ma specifiche, cioè derivanti da revisione dei prezzi, quindi da ribassi d'asta, l'integrazione del quadro economico, di altre misure, insomma le situazioni che afferiscono alla gestione dell'investimento, quelle risorse proprie andranno a scalare l'eventuale dimensione dell'aumento dei prezzi coperta dal fondo forfettario. Quindi a posteriori quelle valutazioni e esami che faranno i ministeri titolari, che non faranno in ex ante ma faranno nel corso dei prossimi mesi e poi a posteriori all'inizio del 2023, determineranno la misura effettiva del ristoro. È stata posta una domanda a cui abbiamo risposto velocemente, ma gli avanzi che eventualmente abbiamo utilizzato o stiamo utilizzando per integrare i quadri economici, proprio per rendere possibile lo spedito andamento della gara, sono parte di queste risorse scalabili dal ristoro? Diremmo di no, ci riserviamo naturalmente di confermarlo, ma comunque diremmo di no, perché appunto il recinto nel quale si valuta la capacità propria di far fronte all'aumento dei prezzi è il recinto della gestione degli investimenti, quindi non delle risorse proprie di altro genere, correnti o d'avanzo dell'ente. E naturalmente queste risorse restano nella disponibilità dell'amministrazione titolare se preassegnate e poi non verificate, o addirittura dovranno poi essere vincolate per essere restituite al bilancio dello Stato nel caso in cui fossero già trasferite, ma questo insomma fa parte del meccanismo che conosciamo. Una cosa che c'entra poco in maniera diretta con questo seminario, ma che è importante perché ci viene chiesta periodicamente da diversi enti, è una certa difformità nel comportamento sulla revisione prezzi, sul contributo revisione prezzi da parte del Ministero delle Infrastrutture rispetto a quanto abbastanza chiaramente acclarato per quel che riguarda le risposte PNRR e per il fondo MEF, e cioè come gioca l'IVA nel ristoro della revisione dei prezzi. Mi sembra chiaro che la revisione dei prezzi è gravata da IVA come appunto un qualsiasi corrispettivo che in fase di revisione viene aumentato, e nel caso dei fondi di cui stiamo parlando sembra del tutto chiaro che l'IVA è compresa nel ristoro. Il costo che viene considerato è un costo all'ordo dell'IVA, in quanto sopportato dalla stazione appaltante senza possibilità di scarico. Meno chiaro sembra questo stesso discorso sui fondi MIMS del 2021 e forse della prima parte del 22, perché diversi enti continuano a dirci che il MIMS scorpora l'IVA, cioè dato un certo ammontare di revisione prezzi oggetto di richiesta, questo ammontare viene riconosciuto al netto della relativa IVA. Questo ci sembra un qualcosa che resti tuttora da chiarire, ma insomma troveremo le occasioni per farlo. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Io a questo punto andrei a chiudere partendo innanzitutto dalle sollecitazioni del dottor Ferri sul tema dei ribassi d'asta ed alcuni quesiti, in modo da integrare quanto detto finora, su cui ovviamente non vi annoierò e non vi ripeterò. Rispetto ai ribassi d'asta, voglio semplicemente precisare che comunque, trattandosi di risorse interne, la norma prevede un unico limite, che è quello della diversa destinazione degli stessi ribassi d'asta, che vuol dire che nel caso in cui gli avvisi prevedano per l'appunto un utilizzo diverso rispetto alla compensazione per aumento dei costi dei materiali, non si potrà procedere all'utilizzo degli stessi ribassi, mentre ad esempio laddove non prevedano questa diversa utilizzazione, faccio l'esempio del Pinqua, è possibile procedere all'utilizzo dei ribassi d'asta per questa compensazione nella revisione prezzi. Alcune precisazioni nate appunto rispetto dei quesiti che sono stati postati nella chat da alcuni di voi. Si è parlato, mi sembra la dottoressa Cafu abbia bene specificato cosa si intende per affidamenti dei lavori, avvio degli affidamenti, delle procedure di affidamento. Si intende, molti di voi continuano a chiedere nella chat il termine, la definizione di quanto appunto specificato la dottoressa Gaffù, lo ribadiamo, si intende per procedure di affidamento semplicemente l'avvio della pubblicazione degli avvisi o dei bandi, aggiungo anche ovvero dell'invio delle lettere di invito nel caso di procedura negoziata, ovvero così come è stato specificato più volte anche dal dottor Russo, mi sembra l'appalto integrato. Quindi per queste tre tipologie si intende semplicemente avvio di procedure per l'affidamento con la pubblicazione degli avvisi, ovvero delle lettere di invito, ovvero dell'appalto integrato entro il 31 dicembre del 2022, che è il termine finale, e a decorrere dal 18 di maggio. Altra domanda ricorrente è sulla procedura ordinaria, se possano accedere solo le amministrazioni statali. No, assolutamente non è questa la procedura che vi è stata illustrata durante il corso del webinar. In realtà, se per residui, diciamo per le possibilità residue, che sono pochissime perché nell'allegato 1 vi sono diciamo tutti gli investimenti già di cui i comuni e le città metropolitane sono beneficiari, la maggior parte diciamo di questi investimenti, per cui nel caso in cui non siate ricompresi nell'allegato del DPCM, alla procedura ordinaria potete accedere anche appunto come comuni e città metropolitane e lo dovete fare entro il 16 di ottobre, cioè molto prima, entro il termine finale il 16 di ottobre, quindi immediatamente se ritenete di non appunto se non rientrate nell'allegato 1, se il vostro investimento non rientra nell'allegato 1, potete immediatamente quindi accedere alla procedura ordinaria. Infine, per i PUI, alcuni di voi hanno chiesto appunto sui piani urbani integrati che non sono nell'allegato, ricollegandomi a quanto ho appena detto, è possibile che voi utilizziate la procedura ordinaria prevista dal DPCM. Tante domande sono sul fatto che si avvia la procedura per non si ha timore di non rispettare il termine del 31 dicembre 2022 per l'avvio delle procedure di affidamento, così come previsto appunto dal comma 7 dell'articolo 26 del DL 50 da cui discende per l'appunto il DPCM. Ora
rispetto a questo tema abbiamo voluto riassumere in una tabella tutte le possibilità che avete proprio a seconda, diciamo, della tempistica che potreste o meno avere per gli affidamenti, perché dovete sempre tenere presente che l'articolo 26 va coordinato con l'articolo 29 del DL4 del 2022, quindi nel caso in cui abbiate bandi pubblicati dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, potete utilizzare il fondo MIMS, che è il fondo prosecuzione opere pubbliche, di cui all'articolo 7 del DL 76 del 2020, poi integrato con le risorse che trovate appunto nella colonna successiva sull'ammontare del fondo, e che vi consente per l'appunto di avere anche la copertura quindi l'accesso al fondo nel caso in cui non vi bastassero le vostre risorse interne, anche per bandi attualmente in programma da pubblicare tra il 27 gennaio del 2022, che sarebbe il giorno dopo l'entrata in vigore del DL4, e il 31/12/2023, come prevista l'attuazione con dei decreti del MIMS, il MIMS con appunto dei decreti da emanare entro il 31 marzo e il 30 settembre stabilirà le percentuali dei singoli prezzi dei materiali più significativi con i quali procedere alla revisione prezzi. Poi abbiamo quello che vi è stato descritto oggi, cioè abbiamo l'articolo 26 del DL 50 del 2022, che però ha un comma che prevede per l'appunto si possa procedere alla revisione dei prezzi anche per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, quindi a procedura già chiusa. Anche per questa fattispecie è previsto l'accesso al fondo, che però è sempre del MIMS ed è il fondo di cui appunto al comma 4 lettera A. Perché? Perché questo fondo per l'appunto impatta sulle procedure di gara già chiuse al 31 dicembre 2021, e per cui ci sia la necessità di adeguamento dei prezzi dei SAL che non si riesce a coprire appunto con le somme accantonate per imprevisti, con le ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, con i ribassi d'asta, ovvero con le somme disponibili per gli ulteriori interventi ultimati con certificati di regolare esecuzione. Questo decreto prevede una tempistica, questo decreto del MIMS prevede una tempistica diversa a seconda, diciamo, della liquidazione dei SAL per semestre, e quindi con decreto MIMS del 17 giugno di quest'anno le istanze presentate per i SAL dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2021 e successivamente entro il 31 gennaio del 2023 si procederà con questo decreto, sempre a valere su questo fondo, come vi ho detto, del DL 76 2020, e che è diciamo richiamato dall'articolo 26 comma 4 lettera dell'articolo 26 del DL 50. Con questo decreto MIMS ci sarà poi l'erogazione per le istanze che interessano i SAL dal 1 di agosto del 2022 al 31/12/2022. Infine, il fondo del MEF di cui abbiamo parlato oggi, e cioè le procedure di affidamento avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, che come abbiamo detto in questo webinar sono e possono essere finanziate con procedura ordinaria tramite istanza per l'accesso, ovvero assegnazione diretta per gli enti locali, e lo ribadiamo, che assegnazione diretta che quindi i comuni e le città metropolitane possono autonomamente accertare con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale una percentuale maggiorata del proprio contributo. Quella maggiorazione sul proprio contributo rappresenta un accertamento che è possibile soltanto a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di
di cui abbiamo discusso oggi, e successivamente ci saranno appunto tutte le verifiche, come vi è stato spiegato, sul fatto che sia stata anche adempiuta l'obbligatoria istruttoria rispetto alla possibilità di utilizzare risorse proprie con appunto la rimodulazione del quadro economico e l'utilizzo di somme disponibili per ulteriori interventi ultimati con certificato di regolare esecuzione. Questa ricognizione, questo quadro riassuntivo fa parte di un servizio di un'informativa che noi pubblicheremo sui nostri siti insieme alla registrazione del webinar, insieme a tutta la documentazione, e qui ringrazio il MEF per la documentazione e per le esposizioni fatte sull'utilizzo del fondo. E insieme alla pubblicazione di tutti questi materiali e ovviamente alla divulgazione con tutti gli strumenti a nostra disposizione, vi annuncio anche che anche su sollecitazione e in base alla collaborazione che ANCI ha con la Presidenza del Consiglio, con l'unità di missione appunto per il PNRR di Palazzo Chigi, abbiamo deciso appunto di sollecitare da parte dei comuni l'invio all'ANCI ad un'apposita mail dedicata appunto ritardi.pnr@anci.it, di sollecitare i comuni nell'inviare a noi le segnalazioni rispetto alla fase di attuazione e agli eventuali ritardi da parte di autorità terze preposte alla tutela del paesaggio, ovvero alle sovrintendenze, per poter in qualche modo accelerare la verifica di questi ritardi, poter in qualche modo agire attraverso tavoli di concertazione e di collaborazione anche con queste altre autorità si inseriscono nel procedimento per l'approvazione dei progetti, perché ormai siamo per la quasi totalità degli interventi già finanziati nella fase appunto della progettazione e dell'approvazione dei progetti stessi, e quindi a breve riceverete questa lettera di ANCI nazionale con l'indicazione della mail dedicata dove inviare le vostre segnalazioni rispetto a quest'altro tema. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio in particolare il MEF per la disponibilità. Tutte le domande, tutti i quesiti, oltre a quelli a cui abbiamo un po' già risposto in via estemporanea io e il dottor Ferri mentre eravamo collegati su tematiche che impattavano in particolare sulla finanza locale e sugli appalti, rispetto a tutte le altre invece domande ovviamente trasferiremo al MEF tutto quanto ci è arrivato e ci stanno continuando ad arrivare come quesiti sulla chat, che poi provvederà appunto a pubblicare le risposte sui siti idonei che vi comunicheremo successivamente. Io vi ringrazio tutti e buona serata.